Capitolo 3. Tutte quelle chiacchiere che vi fanno credere. Cattivo versus più cattivo. Alle 10 di mattina del 24 ottobre, ora della costa est, la notizia dominava le trasmissioni. Era arrivata come uno tsunami, invadendo stazioni TV, siti di gossip e programmi radio, prima di diffondersi in milioni di account sui social media. L'istrionismo regnava sovrano, anche se alcuni respingevano i resoconti come fantasie. L'incredulità era comprensibile. Notizie del genere erano destinate a scuotere dalle fondamenta le certezze di ogni americano. Ben Hines, attore amatissimo, premio Oscar, papà d'America, era stato accusato di aver esibito le sue nudità davanti non a una, non a due, ma a 45 diverse dipendenti di alberghi negli ultimi 10 anni. Le donne, tramite il loro avvocato quella mattina presto, avevano rilasciato una dichiarazione congiunta. Chi aveva l'orecchio allenato poteva sentire le porte delle redazioni spalancarsi con violenza, seguite dai furgoni della troupe che ruggivano come felini. La polizia di Los Angeles, esperta di scandali, prese l'iniziativa di mandare diversi agenti nel quartiere di Hines, Pacific Palisades, per far rispettare le regole sui posteggi e sulla privacy. I giornalisti di altre città si attivarono con la stessa velocità. Hines aveva recitato in più di 100 film ambientati in quasi tutto il paese e ha avuto a che fare con legioni di individui del posto, soprattutto personale alberghiero, che potevano essere desiderosi di descrivere i loro contatti con la star improvvisamente caduta in disgrazia. Una rabbia implacabile ribolliva come una discarica di rifiuti tossici nell'americano medio, un'ardente convinzione che a nessuno doveva essere concessa una vita da favola senza periodiche fustigazioni pubbliche. Hines se la meritava da troppo tempo. Era sposata una donna così disgustosamente non famosa che la gente non sapeva neanche il suo nome. Non aveva mai divorziato, non aveva mai litigato in pubblico, non era mai stato coinvolto in scandali sessuali o di altro tipo. Non aveva provocato un solo hashtag volgare. Il desiderio di infangare il suo immacolato curriculum era diventato una febbre quasi erotica. «È enorme!» esplose la direttrice dei notiziari della WWN Pam Tripler, appena il produttore esecutivo Nathan Baseman entrò nel suo ufficio. Poi chiarì: «Lo scoop è enorme! Ancora nessuna notizia sullo stronzo!» Baseman rabbrividì senza rispondere. Possibile che Tripler non vedesse la valanga che era stata messa in moto? 3 ore dopo il suo brivido era maturato in una contrattura allo stomaco mentre guardava fuori dalla parete di vetri antiriflesso della sala riunioni al 20° piano della Cable Corp Tower, la casa madre di una moltitudine di network, fra cui la WWN. Pensò al suo vecchio amico, il flacone di antiacido, che lo aspettava nella scrivania, e tentò di distrarsi con lo skyline di Atlanta. I grattacieli illuminati dal sole, i parchi pieni di verde, le cornucopie degli stadi, i grigi canali delle strade con le macchine in fila come tante gondole. Queste cose non cambiavano mai. Ma oggi più Baseman guardava e più cambiamenti notava. 2 diverse colonne di fumo nero, un incidente che coinvolgeva varie auto, luci di veicoli di emergenza dappertutto. Forse era così tutte le mattine. Era possibile. Forse lui e tutti gli altri presenti nella sala riunioni si erano semplicemente dimenticati come si guarda. Era l'unico rivolto al mondo esterno. Gli altri facevano la cosa in cui eccellevano, cioè fissavano la TV. Mentre 5 piccoli schermi continuavano a trasmettere i programmi muti dei concorrenti, tutti impegnati a fornire una copertura completa del caso Hines, lo schermo da 100 pollici montato sulla parete est trasmetteva per la 3ª volta di fila un filmato di 6 minuti, sporco e non editato, del famigerato corrispondente da Chicago, Ross Quincy. Quincy gestiva un circuito di nightcrawlers diabolicamente veloci, che si accaparravano regolarmente gli scoop delle città e rivendeva le loro immagini in esclusiva al miglior offerente locale. Ogni tanto uno degli uomini di Ross Quincy coglieva qualcosa che poteva interessare anche le reti nazionali.
L'insopportabile testa calda non era meno fastidiosa per il fatto di essere stata ridotta a un puntino rosso lampeggiante sul telefono principale della sala, in attesa dell'offerta della WWN. Quincy diceva di avere contemporaneamente contatti aperti con CNN, MSNBC, ABC, CBS e Fox, e Baseman non credeva che stesse bluffando. Il video di Quincy non era il motivo per cui era stata convocata a quella riunione. Si trattava di un puro caso. Le 52 persone stipate in quella sala progettata per 30 erano il risultato di una proliferazione di riunioni più ristrette e improvvisate, che neppure i pezzi grossi della rete potevano ignorare. Baseman lo considerava un presagio di sventura. Nel modo di affrontare la prima notizia della mattina, la WWN si era fatta beccare con i pantaloni abbassati. Ben Hines lampeggiò nella mente di Baseman, con trine e parrucca come in una delle sue interpretazioni in costume. Baseman avrebbe voluto prendere l'Oscar di Hines e ficcarglielo su per il culo. La valanga di fango legata alle sue avanze alle cameriere aveva concentrato l'attenzione dei media sull'uccello del vecchio e nessuna rete importante aveva riservato una sola squadra alla notizia davvero significativa, al tema che i direttori avevano già sentito la sera prima, ma che avevano cancellato nell'istante in cui la parola «pene» era comparsa nelle loro caselle di posta elettronica. Tutte le cellule del 66enne Nathan Baseman gli dicevano che era di fronte a una svolta storica, di quelle che nella sua carriera gli erano capitate solo in tre casi: la caduta di Nixon, il processo a O.J. Simpson, l'11 settembre. La sua pancia sbagliava raramente e anche gli altri organi erano oracoli affidabili. Il respiro affannoso, il tremito alle mani e il correre precipitoso del sangue gli dicevano la verità. Non poteva attribuire a Hines colpe che erano dei media. Se quella doveva essere la fine delle loro carriere, sarebbe stata la fine che si meritavano. Loro che facevano i moralisti per le intemperanze di un pisello, mentre il mondo tutto intorno andava in cenere. Baseman guardò lo schermo, sperando che il filmato di Quincy fosse terminato. Neanche per sogno. La registrazione aveva la capacità di distorcere il tempo, trasformando 3 minuti in 3 anni. La cinepresa montava un teleobiettivo. Tipico. I corrispondenti spesso zoomavano dall'altra parte della strada mentre valutavano la situazione. Pochi istanti dopo, però, la prospettiva si avvicinava mentre l'operatore correva verso la scena. Era a questo che dovevano la loro fama gli uomini di Ross Quincy. Dove le persone normali si nascondevano, i suoi freelance si precipitavano nell'occhio del ciclone come Navy SEAL, ma senza le loro nobili intenzioni. Mentre l'operatore attraversava di corsa la strada, le immagini si facevano confuse. Baseman odiava la facilità con cui si sentiva ordinare dai direttori di lasciare questa parte per la sua graffiante autenticità. Le immagini tornavano stabili nel cortile di un vecchio palazzo di Chicago. Facciate rosse ormai sbiadite, sedie di plastica ridotte a un grigio sporco, erba talmente fragile da avere assunto un colore bianco marcio su cui si stagliavano alcuni colori più vivaci. Uno striscione di compleanno coi lustrini, regali mezzo aperti, cappellini da festa a coro. La maggior parte dei cappellini rotolavano sul marciapiede, ma alcuni, grotteschi, erano ancora sulle teste urlanti degli ex partecipanti alla festa. La prima volta che quella sala di giornalisti aveva visto i cadaveri e il sangue, c'erano state grida di gioia. Quella roba era oro. Il conto corrente di Ross Quincy avrebbe avuto una buona giornata. Le bande di delinquenti del South Side di Chicago di solito non meritavano l'attenzione dei notiziari. Era quello che il direttore dei TG della WWN, Nick Unitas, chiamava cattivo versus più cattivo. Un conflitto che non suscitava la partecipazione degli spettatori. Quel video, tuttavia, andava oltre cattivo versus più cattivo, mostrando la trinità dell'Auditel. Bambini in pericolo, donne singhiozzanti ed eroismo disperato. Ormai Baseman conosceva l'ordine preciso in cui i personaggi, vivi o morti, comparivano davanti alla telecamera. Uno. Un uomo panciuto a gambe e braccia spalancate fra dei tavolini da picnic con la vernice sbeccata. 2.
una giovane donna ansimante caduta su un fianco accanto a un barbecue rovesciato. 3. Due bambini col cappellino da festa, forse gemelli, rannicchiati sotto un tavolino da picnic che strillavano piangendo. 4. Una donna matronale in piedi al centro del giardinetto, le mani a sostenere un invisibile pallone da basket che continuava a urlare. 5. Un adolescente con la faccia insanguinata che si allungava verso il fotografo al di là della siepe. 6. Un giovane uomo con l'uniforme blu impolverata che correva da un caduto all'altro, controllando i segni vitali e gridando per ottenere una risposta. Tutti neri. Nathan Baseman l'aveva pensato subito e a prima vista era arrivato alle stesse conclusioni degli altri. Tipica sparatoria di vendetta. Senza dubbio, il sangue sul marciapiede poteva addirittura non essere fresco, poteva trattarsi di una macchia rimasta da uno scontro a fuoco precedente. Disgustoso, ma alcuni degli abitanti di quella zona erano diventati indifferenti alla violenza. Guardando il video per la terza volta, Baseman si vergognò di questa ipotesi. Era diventato indifferente, incapace di vedere il mondo se non come un insieme di stereotipi, alcuni disprezzati, altri esaltati, tutti stronzate, da combinare in nuovi modi per ottenere il massimo effetto emotivo. Ross Quincy aveva in mano una carta vincente già prima del colpo di scena a metà filmato. L'operatore era nel giardinetto e manovrava la cinepresa anziché offrire assistenza, quando l'uomo panciuto, disteso sull'erba a braccia aperta, si rimise in piedi. Non fu il fatto che fosse ancora vivo a scioccare i dirigenti della WWN. Fu il modo in cui si rialzò, come se si fosse abbassato per raccogliere una moneta. Un'altra sorpresa. L'uomo non presentava ferite da pallottole. Sembrava invece che l'avessero morso. C'era un segno di denti a forma di mezzaluna sul suo braccio. Quando guardò direttamente in macchina, tutti nella sala riunioni fecero un passo indietro. I suoi occhi erano diventati bianchi. Sotto le luci al sodio del giardinetto sembravano piatte monete arancione. L'attenzione dell'uomo fu subito attirata dalla donna che urlava. Si mosse verso di lei come un cane verso il cibo e in pochi secondi l'afferrò per il vestito e per i capelli. Lei non reagì, continuò a urlare finché lui l'addentò alla gola. Le urla cessarono. Dal punto di vista sonoro fu un sollievo. Il sangue sgorgò e la donna cadde in ginocchio. L'uomo rimase lì accanto, indifferente, masticando e inghiottendo. Nei 2 minuti seguenti, il ragazzo con la faccia insanguinata si staccò dalla siepe e strappò un lembo di carne dal braccio del giovane con la maglietta polo. Poi si diresse verso i bambini nascosti sotto il tavolino da picnic. Anche se era la terza volta che lo vedevano, i presenti sussultarono e si coprirono gli occhi. C'erano professionisti induriti come Baseman che insegnavano agli editor a sistemare i video delle decapitazioni di Al Qaeda prima di trasmetterli, esaminavano i materiali che arrivavano dai siti degli attentati suicidi, scegliendo le immagini con fumo e bende ed eliminando quelle più nauseanti con arti amputati, mucchi di teschi e bambini morti. Guardavano i filmati girati sui luoghi dei disastri naturali, valutando le pile di cadaveri recuperati, prima di precipitarsi a un pranzo di lavoro. Ma il video di Quincy era inquietante in un altro modo. Il filmato non presentava jihadisti, né disastri naturali, né cattivi da incolpare. Le vittime del minuto 1 diventavano gli aggressori del minuto 3. Era chiaramente, profondamente sbagliato. Un brivido, come quando sta per venire l'influenza, passò da un corpo all'altro e Baseman temette che i colleghi potessero confonderlo con il buon vecchio sesto senso del giornalista. Era convinto che la febbre si irradiasse da un fascio di nervi all'interno dei loro cervelli, messo lì da Dio o dall'evoluzione a scelta, in modo che la razza umana venisse allertata quando la sua estinzione si profilava all'orizzonte. Baseman aveva avuto il presentimento la sera prima. Perché non aveva fatto qualcosa? Era crollato con una bottiglia di whisky davanti alla stupidità di Turner Classic Movies, fatta apposta per divertire i bianchi. Ma non era la prima volta che si faceva passare la sbornia a schiaffi e si trascinava lavoro a ore folli. Che diamine, viveva per questa merda, e gli editor del turno di notte lo sapevano. Attaccarsi al telefono e tirare fuori una storia era un piacevole sollievo dalle ombre invasive della sua casa solitaria e gemebonda. Un
messaggio della produttrice Akira Broderick gli aveva dato l'imbeccata. Molti affiliati, scriveva, riportavano picchi di attività, sinfonie di chiamate al 911, flotte di ambulanze. Baseman non aveva escluso la possibilità di un attacco terroristico coordinato. Era il primo pensiero di qualunque giornalista, ma mancavano gli indizi tipici. I luoghi non avevano valore simbolico. Non si parlava di sospetti. Non c'erano esplosioni. «Droga tagliata male?» scrisse Baseman. «Sveglia il tossicologo!» Akira rispose con l'immagine del pollice alzato. Baseman aprì il computer, segno decisivo che aveva rinunciato a rilassarsi, come diceva, e controllò Twitter per vedere le tendenze. Poteva cliccare «Segui» sugli account di molte celebrità, musicisti e sportivi che gli piacevano, ma ciò non avrebbe cambiato il fatto che Twitter aveva sostituito il suo vecchio amato scanner della polizia, che Baseman aveva l'abitudine di tenere acceso sottovoce finché sua moglie Sherry, la sua ex moglie Sherry, l'aveva fatto a pezzi con un martello. Non trovò hashtag degni di nota, a parte uno che suggeriva che stava per scoppiare uno scandalo sull'attore Ben Hines. Un'ora dopo Akira scrisse di nuovo «Falso allarme? Morti in controtendenza». Baseman, faccina perplessa. Akira, torno a MPWW. Baseman sorrise. Quale stazione non ricorreva le statistiche di Missing Pretty White Woman, donne bianche carine scomparse? Baseman chiuse il computer e si costrinse a tornare alla morale in bianco e nero dei vecchi film di Hollywood. Il suo primo istinto doveva essere corretto. L'ondata di morti era il segno che si stava diffondendo una nuova droga. Era andato a dormire con questa certezza. Il video di Quincy terminò fermandosi sull'ultima immagine. L'operatore era scappato dalla scena. Probabilmente era corso alla sua macchina. L'immagine era un caos di toni terra, finestre gialle, tavolini da picnic verdi, erbe beige, pelle marrone, sangue rosso. Gli esperti nell'interpretare quei pasticci digitali potevano riconoscere braccia tese e occhi bianchi. Stavolta però Baseman notò un'altra figura in piedi a margine dell'inquadratura, con le braccia incrociate. La sua indifferenza alla carneficina la rendeva il cattivo di cui il video non aveva tanto bisogno. La sua indifferenza alla carneficina la rendeva il cattivo di cui il video aveva tanto bisogno. Ci volle il pulsante rosso lampeggiante del telefono rispecchiato dallo schermo della TV per fargli capire che il cattivo che vedeva era un riflesso. Che il cattivo era lui. Chiacchiere senza importanza. Perché Martin Scorsese Jr. è ancora in attesa? Comprate quel video, su! Malgrado le battute offensive in diretta, le campagne online per far sentire in colpa gli inserzionisti che smettevano di sostenerla, le tirate di rimproveri ai dipendenti e le voci di mazzette per mettere a tacere le molestie, la credibilità di Rochelle Glass quando dichiarava «Dico solo quello che pensiamo tutti», rimaneva intatta. L'intera sala, alleati e nemici di Glass, rideva, mentre i riflessi degli spettatori negli schermi delle loro TV sorseggiavano caffè e mangiavano biscotti danesi. Glass era stronza come al solito, quindi anche tutto il resto, nel mondo, doveva essere normale. «Prendete noi!» continuò Glass. «Siamo come le mie figlie coi loro film a base di principesse. Non riusciamo a smettere di guardare questa cosa!» «Questa cosa!» Nick Unitas sospirò e si sistemò i pesanti occhiali da vista. Era calvo, con un fisico da difensore di football americano e faceva continuamente delle smorfie come se i vestiti gli pizzicassero la pelle. «Cos'è questa cosa? Qualcuno lo sa?» L'occasione di farsi notare dal direttore dei TG in una situazione del genere era rara e tutti scattarono per approfittarne. Le persone tornarono al loro io peggiore e più vero. I più alti bloccavano i più bassi. Anni di educazione e la gentilezza svaporavano. Parole volgari venivano usate per guadagnare una posizione all'interno del clamore. «Qualche ora fa», disse uno, «avrei risposto picche agli ordini di qualche despota. Perché mi guardi così?
Ho detto qualche ora fa. Chiunque sostenga la teoria della setta è un imbecille, disse un altro. Gli aggressori non corrispondono al profilo tipico e la cosa è troppo diffusa. Abbiamo un certo dottor Grimes che dice di essere del Centro per la Prevenzione delle Malattie ed è disposto a tutto pur di andare in TV, disse una terza persona. Ma credo che sia un mattoide. Questa cosa non può trasmettersi per via aerea. Colpisce Tizio e non Caio? Non è questo, non è quello. E allora come cazzo la classifichiamo? Ruggì Unitas. Anche in mancanza di un riflettore, Glass sapeva come mettersi in luce. Da quando abbiamo bisogno di classificare gli omicidi? È proprio questo il bello degli omicidi. Non c'è un punto di vista contrario. Siamo tutti d'accordo che l'omicidio è una brutta cosa, no? Noi lo facciamo vedere, diciamo quanto è brutto. Tutti sono d'accordo e tutti vincono. Non tutti. Baseman si sentì vibrare nel petto le parole. Era una sensazione tonificante, anche se lo faceva sentire in colpa per non aver preso posizione la sera prima. Avrebbe dovuto seguire l'istinto, correre al quartier generale della WWN e restare attaccato alla notizia come una zecca. Così non ci sarebbero stati contrasti su chi la seguiva. Noi gli serviamo questo video. Vorremmo riprendere i nostri soldi, giusto? Lo faremo girare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E potremmo provocare una guerra razziale. La guerra razziale apocrifa! Stiamo tutti aspettando questo evento che il signor Baseman ci promette da tempo. Nulla innervosiva Baseman più di un attacco diretto da parte di Glass. Si rivolse a Unitas. Mettiamo le carte in tavola. Un paio di ore fa c'erano già persone su Twitter che giuravano e spergiuravano che questa era una questione razziale. Teorie complottiste, roba che non si riesce neanche a seguire. Tutti con la stessa conclusione, però. Caricate le armi e sbattete dentro i neri. Queste sono chiacchiere senza importanza, e tu lo sai. Adesso sono senza importanza, sì. Credevo che per un liberal come te la libertà di informazione fosse questione di vita o di morte. La sala li guardava come i paesani nei western guardano i passi dei duellanti dalle gambe arcuate. Baseman non poteva far altro che affrontare Glass. Se il pubblico aveva un'idea sbagliata sulle reti di informazione via cavo, era che le personalità che vi comparivano rappresentassero un fronte unito. Ogni conduttore era in aperta competizione con gli altri per accaparrarsi le interviste più importanti e gli scoop più ambiti, mentre i produttori erano impegnati in scontri sotterranei. Rochelle Glass di solito vinceva. Era il nome di punta della WWN, la conduttrice, più precisamente la star, di un programma di opinioni delle otto che aveva grande impatto sul pubblico. Una sfilata di mezzo busti le rendeva omaggio tutte le sere, deponendo rose ai suoi piedi, e lei li faceva apparire per lo più stupidi, zittendo i loro fatti con la sua grande e rumorosa arroganza. Quando Glass voleva portare a casa un risultato, come adesso, tirava fuori il suo accento del sud. Naturalmente non aveva mai vissuto a sud della linea Mason-Dixon, ma sapeva distinto quello che piaceva all'americano medio. Il leader di cui quella gente superficiale aveva bisogno, teorizzava Glass, era una persona appena al di sopra del loro livello intellettuale, che forniva argomenti precotti, facili da ripetere a pappagallo. Li faceva sentire intelligenti, li faceva sentire buoni. Cosa c'era di male, amava ripetere, nel far sentire buoni i suoi spettatori? Caso esemplare. 5 anni prima, nel pieno di una discussione sui fondi per la sanità, la parola indigente era uscita dalla bocca di Glass al posto dei soliti fallito, pezzente e barbone. La parola era sconosciuta alla maggior parte dei suoi spettatori, e la sera dopo, rispondendo ai feedback, Glass incoraggiò gli spettatori a non essere indigenti ma indicanti. Nacque così uno slogan: «Io sono un indicante», seguito rapidamente da magliette, capellini, cravatte, spille, tazze, mousepad, penne, zerbini e decorazioni natalizie. Al culmine dei conseguenti guadagni circolò un memo che invitava i dipendenti della WWN a usare quella parola ogni volta che potevano, sia in onda che fuori.
Il memo fu ignorato, ma Baseman doveva ammettere che l'espressione si era intrufolata nelle sue conversazioni, benché solo in senso ironico. Baseman era alto 30 centimetri più di Glass e non si faceva scrupoli ad approfittarne per guardarla dall'alto in basso. I piccoli occhi azzurri della donna scintillavano come marmo nella faccia tesa dal lifting, sotto il caschetto di capelli biondi laccati. Dal suo sogghigno divertito, Baseman poteva dire come era considerato da quella donna più giovane di 15 anni. Come un pignolo obsoleto e fuori forma che era arrivato dov'era grazie ad Azione Affermativa, un programma del governo prediletto dagli indigenti, e che avrebbe dovuto fare un favore alla WWN e ritirarsi. Unitas agitò le braccia come una paperella. «Ci sono tante notizie da coprire, gente! Via! Via, via! Glass, Baseman, vice direttori, voi restate!» Baseman non aspettò che la stanza si liberasse per fare il piccolo passo in direzione di Glass, che sul lavoro era senza dubbio un segno di aggressività. «Libertà di informazione, esatto. È proprio a questo che tengono i liberals. Per cui dovremmo rifiutare l'imbeccata del signor Quincy e cominciare a raccogliere tutti i video fatti col cellulare che riusciamo. Gratuiti, aggiungo. E cominciare a trasmetterli e ritrasmetterli. Pam dice che stanno arrivando da tutte le parti.» Puntò un dito verso Atlanta. «Questo è il quadro di quello che sta succedendo là fuori.» «Bella idea! In effetti i miei lo stanno già facendo. Stanno scrivendo delle sintesi di tutti i video che ci mandano e ce ne mandano più che a tutte le altre trasmissioni di qualsiasi rete, te l'assicuro. Quello che mi dispiace dirti, Baseman, sono i dettagli, diciamo così, demografici. Praticamente tutti i video mostrano la stessa cosa, condomini e ghetti. Cosa posso dire? Neri. Neri, Baseman, non è una parolaccia e non ho paura di dirla. L'unica differenza con questo video, indicò l'immagine ferma, è che questo non sembra girato da un epilettico. Dove tu vedi dei neri, io vedo dei bassi redditi. Glass si strinse nelle spalle con aria innocente. Siamo d'accordo, amico mio, difficoltà economiche, è per questo che le gang nascono e prosperano. È la mia pista, ed è una pista che si raffredda ogni momento che passa. Qualcuno compri questo video, tolga la faccia e mi mandi in onda. Chuck Corso, detto la faccia, perché questo era il suo unico tratto degno di nota. Era senza dubbio l'anchorman più incapace alle dipendenze della WWN. Baseman doveva ammettere che la presenza della faccia rafforzava la posizione di Glass, ma Baseman non riusciva a pensare a nulla di più rischioso che mandare in onda una fanatica come Rochelle Glass in quel momento. Si rivolse a Unitas. «Gang, Nick, abbiamo il rapporto di Octavia Gloucester da Tampa. Nessun'altra stazione ce l'ha, e nel suo rapporto non c'è nessun accenno, assolutamente nessuno, alla presenza di gang. Non abbiamo davvero niente di meglio?» Il cambiamento nell'espressione di Unitas fu minimo. La contrazione della fronte diminuì, le spalle si abbassarono. Era l'aspetto di un segugio che aveva perso la traccia e che all'improvviso aveva un urgente bisogno di un consigliere lungimirante che gli indicasse la direzione da prendere. Baseman si chinò, ma esitò un secondo di troppo. Più giovane, più affamata, Glass morse per prima, come una lupa. «Se vuoi seguire il consiglio dell'uomo che ha mandato in onda il servizio su Jansky, dipende da te.» I 10 o 12 vice direttori che annuivano e commentavano sottovoce per farsi vedere attenti, trovarono improvvisamente delle ragioni per esaminare i propri caffè. Il gelo si insinuò fra le scapole di Baseman. Era un confronto crudele. Se c'era qualcosa che aveva tolto le stampelle al suo zoppicante matrimonio con Sherry, erano state le conseguenze del servizio su Jansky. Non il servizio in sé. Nella settimana seguente, anzi, aveva ricevuto parecchie mail da produttori di altri network che gli assicuravano che avrebbero fatto lo stesso. Baseman le aveva cancellate. Era accaduto 3 anni prima. Siccome il quartier generale della WWN si trovava ad Atlanta, erano stati l'unica stazione a trasmettere il servizio. Da giorni si inseguivano le voci sui computer confiscati nell'ufficio elettorale del deputato Blaze Jansky. Furto di informazioni?
Relazione illecita? Pedopornografia? L'affiliata di Savannah aveva saputo che Jansky si era chiuso nel suo ufficio con una pistola e un'ora dopo la WWN andò in onda con un'emozionante diretta della faccia di Jansky premuta contro il vetro di una finestra, che urlava qualcosa alla polizia in arrivo. La pistola di Jansky, visibile sul suo petto, aveva suscitato in Baseman delle riflessioni balistiche. E quando quella pistola si era messa a salire, il regista aveva cominciato a gridare «Suicidio! Suicidio! Suicidio!», Baseman aveva ordinato di continuare con la ripresa, sicuro che Jansky non l'avrebbe fatto. Jansky lo fece. E come? La pistola parve impigliarsi a qualcosa, forse a un bottone della giacca sportiva. Poi si girò all'insù e la canna sbatté contro il mento di Jansky. Forse la sorpresa di quel piccolo impatto fece contrarre il suo dito. Il regista ai comandi quel giorno, Lee Sutton, aveva fatto del suo meglio, premendo il pulsante di stop prima che ossa e cervello trovassero delle superfici su cui posarsi. Ma nessuno alla WWN quel giorno, per non dire dei 200.000 spettatori, poté dimenticare l'implosione della faccia di Jansky o lo spruzzo di gelatina rossa. Baseman aveva avuto un periodo di vacanza per il recupero emotivo. In qualche modo la pallottola che aveva ucciso Jansky si era conficcata in lui, in Sherry e nella carne condivisa del loro matrimonio. Mentre la moglie esitava intorno ai suoi sentimenti, lui aveva scoperto di odiare entrambi. 4 giorni dopo, troppo tardi, era tornato a lavoro. Le scuse della rete erano state doverosamente porte e i commenti online si stavano placando. Tutti, compresi Unitas e Sutton, si comportarono come se non fosse successo nulla. Baseman si era sentito grato, ma intanto si chiedeva se un errore di quella portata, lasciato cadere nel silenzio, poteva indurirsi in una lama di ghigliottina che, una volta in posizione, non si poteva mai dire quando sarebbe caduta. E adesso era appunto caduta. Unitas fece a Baseman una di quelle smorfie che si fanno a un vecchio compagno che è scivolato sul ghiaccio dopo aver insistito per spalare il proprio vialetto da solo. Era finita. Baseman aveva perso il confronto con Glass. Peggio, l'aveva perso 3 anni prima e nessuno aveva avuto il coraggio di dirglielo. Unitas si passò la lingua sui denti mentre cercava qualche scusa ed essendo un professionista le trovò. Le contò addirittura sulle dita. Moltissimi attacchi condotti in modo estremamente aperto. Completa assenza di rimorsi per le vittime del fuoco incrociato. Nessuna evidenza di furto. E, per quanto possa sembrare una sfortuna, gli attacchi a quanto pare si svolgono in comunità sovraffollate. Baseman, per me questi sono tutti segni che i responsabili sono delle gang. Comunità sovraffollate. Era l'eufemismo più stupido che Baseman avesse mai sentito, ma sottolinearlo non gli sarebbe servito. Prima di parlare, dovette schiarirsi la voce. Dio, come suonava debole. Non c'era da sorprendersi che Sherry l'avesse lasciato. Cerchiamo almeno di essere razionali. Il suo patetico pigolio. Facciamo una conference call con le altre reti. Copriamo questa cosa tutti insieme. La sicurezza pubblica non è una gara. Un tempo lo sapevamo, Nick. Unitas si rivolse ai vice direttori. Pressburger, offri a Quincy la somma che abbiamo detto. Non un centesimo in più per quell'opportunista. Glass batté le mani. Così si fa, bravo. Collinsworth, contatta come si chiama l'esperto di gang, quello coi baffi. Fallo venire qui. Non me ne frega niente se è ubriaco e fagli guardare bene il video. Colori, segni, qualsiasi cosa. Facciamo un po' di giornalismo, per Dio. Vediamo anche se si taglia i baffi. Pressburger e Collinsworth si fiondarono sulle loro sedie, afferrarono i telefoni, collegarono le cuffie e si misero a parlare col tono di chi è abituato a una cattiva connessione. Glass si sistemò la giacca tanto per farsi notare. Vado al trucco. Unitas le parlò senza voltarsi. Lascia che Chuck finisca il suo turno. Glass aggrottò la fronte. Non con l'atteggiamento di materno dispiacere apprezzato dai suoi spettatori, ma con il broncio impertinente che riservava ai colleghi.
Manca un'ora. Vuoi davvero che la faccia rimanga in onda per un'altra ora? Oggi? Ionitas si girò e Baseman notò con sorpresa che il direttore dei TG non appariva sottomesso. Si mise le mani sui fianchi e mosse la mandibola avanti e indietro. Baseman sentì un selvaggio lampo di speranza. Se Ionitas poteva tenere testa a Glass, sia pure in parte, avrebbe potuto farlo anche lui. «Lascia che ti dica una cosa su Chuck Corso. Mentre tutti noi, Walter Cronkite, ci cagavamo addosso per un attore che si esibiva nudo, la faccia è venuto in studio, con le sue proprie manine sul volante, all'alba, 6 ore prima del dovuto, e si è messo a disposizione. Non per amore di gloria, non perché sperava che il suo brand ci guadagnasse qualcosa, ma perché ha capito che era una situazione da tutti sul ponte e voleva dare una mano. Riesci a immaginartelo? La faccia che scrive dei testi è più informato di noi tre su quello che sta succedendo in questo momento. Tu magari non consideri Chuck Corso il biscotto più croccante della confezione, ma accidenti se è leale! Accidenti se fa gioco di squadra! Cosa che noi altri, quassù al 20° piano, dovremmo apprezzare un po' di più. Baseman e Glass si scambiarono un'occhiata, come pugili richiamati dalla campana. Abbiamo avuto tutti inutile lezione oggi, ma il video di Quincy lo mandiamo in onda per la prima volta durante il mio show. Io lo presento e lo presento alla maniera di Rochelle Glass. È il mio format, la mia grafica, il mio commento. Il cenno di assenso di Ionitas fu appena percettibile dietro un sogghigno che gli mise in mostra i canini. «Se diciamo ancora una parola, ci morde», pensò Baseman. Il direttore dei TG indicò la porta con una mano. «Baseman, vai ad aiutare Chuck a superare la prossima ora. Glass, se hai bisogno di qualsiasi cosa, chiedi a Baseman. Lavoro di squadra, gente! Parlatevi, comunicate! Siamo un cazzo di studio televisivo, per Dio!» Chuck Sachs 69. Nell'istante in cui la luce rossa della telecamera 2 si spense, Chuck Corso si avvicinò al laptop. Molti anchormen lo usavano come scenografia. Faceva una bella impressione sullo schermo. Contribuiva a dare la sensazione che i conduttori non fossero delle teste vuote addestrate a leggere il gobbo. Chuck aveva conosciuto un conduttore del mattino a New York che usava il portatile sulla scrivania solo per far girare GIF porno e distrarre il suo conduttore. Chuck usava invece il computer per lo scopo a cui era destinato, per computare, come aveva detto in una riunione. In effetti computava in modo così instancabile che aveva mandato in cortocircuito 3 portatili in 5 anni. Toccò la tastiera e il sito ufficiale della WWN si illuminò. Era l'unico sito che visitava quando stava seduto alla scrivania davanti alle telecamere, il che faceva credere ai produttori, assistenti e truccatori che fosse totalmente, noiosamente dedito al proprio lavoro. Tutte le voci sulla faccia lo sapeva. Riguardavano il suo aspetto e la sua prontezza nel salvare le situazioni. Non pensava affatto che fosse insensato tenere le dita sul polso dei telespettatori. La WWN aveva degli strumenti, perché non usarli? Con un abile tocco, Chuck aprì il menu, che frazionò il sito in sezioni come tecnologia, economia e moda. Andò su feedback e scelse forum. Comparve il familiare sfondo a stelle e strisce. La sezione politica della WWN aveva creato il forum durante l'ultima campagna presidenziale, sperando che i malati di notizie vi entrassero per parlare degli argomenti del giorno, attirati dal numero di caratteri illimitato, e cliccassero anche su un paio di pubblicità. L'effetto era stato, come prevedevano i pessimisti, un'invasione di troll, che come topi avevano annusato quel nuovo buco nella rete, vi si erano precipitati, avevano messo insieme le loro volgarità e ne erano nati dei bambini. Dopo 6 dei 18 mesi della campagna elettorale, il forum senza moderatori era diventato una terra desolata di cospirazionisti dell'alt-right, la destra alternativa, e di teatranti dell'estrema sinistra in cerca di attenzione.
le prospettive di chiudere il forum erano scarse e il costo di aggiungere dei moderatori talmente elevato che la WWN aveva semplicemente deciso di abbandonarlo. Il sito si era inselvatichito e aveva cominciato a produrre strani tuberi. Chuck Corso sospettava di essere l'ultimo dipendente a conoscerne i sentieri tagliati col macete fra le erbacce. Dopo altri 4 click, trovò i risultati di una nuova ricerca dello username ChuckSucks69. 10 nuovi post dall'ultima volta. Si sentì tremare il cuore. Cliccò sul primo. Ma è incredibile! Chucky non ha ancora dato la notizia. Quasi non credo ai miei occhi. Forse sono accecato dai suoi denti così bianchi. Chuck si passò la lingua sugli incisivi. Forse il dottor Freeling aveva esagerato con l'ultimo trattamento sbiancante. Anni fa, sul consiglio di una collega, Chuck aveva cominciato a mettersi sui denti della vaselina. Forse c'era andato giù troppo pesante. Comunque quello era un feedback a cui reagire. Non poteva permettere che i denti così brillanti distraessero da quello che diceva, soprattutto con le notizie di oggi. Passò al secondo post di ChuckSucks69. La luce di avvertimento della telecamera 2 si sarebbe accesa fin troppo presto. Non sapeva niente di ChuckSucks69, a parte quello che inseriva nel template del forum. A sinistra di ciascun post c'era un riquadro con i dati dell'utente. Sotto allo username c'era uno spazio che secondo i programmatori doveva essere dedicato alla professione, ma gli utenti ne avevano fatto strame. La professione di ChuckSucks69 era dire la verità. Sotto c'era l'immagine di ChuckSucks69, un anime di una ragazza con tette grosse come palloni. Poi veniva il luogo, ovunque, e il numero di post, 14.272. In fondo gli utenti potevano inserire una citazione che, in teoria, sintetizzava la loro visione del mondo. Quella di ChuckSucks69 era «Abbracciami come hai fatto sul lago a Naboo». In un primo momento Chuck Corso era stato intimorito del forum, benché fantasticasse di essere un bohemien sicuro di sé, aveva predisposto un Google Alert perché gli segnalasse tutte le occorrenze del suo nome, anche quando veniva scritto male. Compiva ricerche sui social parecchie volte al giorno, anche se non si concludevano mai bene. La gente non usava internet per fare i complimenti alle figure pubbliche quando svolgevano bene il loro lavoro. L'insulto era moneta corrente. Chuck Corso è il più gran pezzo di merda che ci sia in televisione. Chuck Corso non è nemmeno capace di pronunciare Kim Jong-un. Chuck Corso probabilmente spende $50.000 all'anno per farsi la ceretta alle sopracciglia. Poi c'era stato il meme. Chuck lo trovava terribilmente ingiusto. Appena finiti gli studi, aveva fatto il reporter di costume a Charlotte prima di passare con lo stesso ruolo in uno studio di New York. Era uno studio piccolo, nato da poco, ma New York era New York. Capiva che il suo aspetto aveva giocato un ruolo decisivo nel procurargli il lavoro. Le espressioni sbalordite dei colleghi di Charlotte lo chiarivano a sufficienza. Cosa poteva dire o fare per migliorare le cose? Affinare le proprie capacità e dare il massimo che poteva. Ecco tutto. Chuck si trovava nel luminoso, frizzante Battery Park per uno dei suoi primi servizi, raccogliere le reazioni dell'uomo della strada alla voce che Michael Jordan forse sarebbe tornato nella NBA. Quando il volo 11 della American Airlines si infilò nella torre nord del World Trade Center. Chuck e il suo operatore furono la prima squadra dello studio a giungere sul posto e per 22 gloriosi minuti era stato Chuck Corso. Quello che firmava i pezzi più tosti come Rufus il barboncino che suona il banjo, a stare in piedi davanti ai due grattacieli che vomitavano fumo, la faccia contratta dalla preoccupazione, la voce profonda a indicare la gravità della situazione che stava descrivendo agli ascoltatori. Squadre più esperte ben presto accorsero e presero il controllo, il che non riuscì a sminuire l'orgoglio di Chuck. Soprattutto quando il crollo della prima torre costrinse quei giornalisti veterani e tutti gli altri a ritirarsi. Aveva aiutato i newyorkesi rimanendo in onda fra le difficoltà e in cambio loro lo trascinarono verso la salvezza lungo strade che non conosceva ancora, con i vestiti impolverati di bianco come i suoi. Inciampando mentre scendeva dal marciapiede, Chuck riuscì anche a imitare la loro andatura irregolare. I cittadini zoppicavano come se fra loro ci fosse gente caduta dalle torri, toccata dai poteri di Lazzaro e risorta.
il video dei suoi 22 minuti di trasmissione dell'11 settembre non riemerse finché non nacque YouTube e cominciò a chiedere latte materno. Un brutale editing aveva privato il filmato del suo contesto. Restava solo l'immagine confusa di un ingenuo Chuck Corso accecato dalla luce violenta di settembre, che sparava malapropismi simili a quelli dell'attuale presidente. «Ci sono calci e nacci che cadono dalla torre, un sacco di calci e nacci pericolosi! La fusoliera dell'aereo potrebbe trovarsi ancora all'interno, e questo è un problema! A me sembra che l'edificio stia collassando!» Fu quest'ultimo a diventare un meme. L'espressione «collassando». In carattere impact bianco sull'immagine ferma di Chuck che incarnava l'emozione. Quando i colleghi allegavano il meme alle email dirette a Chuck o usavano scherzosamente l'espressione nei loro discorsi, Chuck rideva sempre. Lo faceva per i colleghi, per il paese nel suo complesso. Tutti avevano bisogno di ridere, soprattutto quando erano oppressi da qualcosa di atroce. Altrimenti, come diceva il luogo comune, avrebbero vinto i terroristi. Ma le prese in giro lo ferivano. Si sentiva orgoglioso del suo servizio da Ground Zero. Quando ci pensava gli si riempivano gli occhi di lacrime. Era stata tutta una bugia, la loro America bella e sicura. Nei mesi successivi all'attacco, la cosa più simile al vero giornalismo che Chuck fece furono i profili delle vedove dell'11 settembre. Grande notizia, erano tristi. E da lì andò di male in peggio. Un allenamento di un minuto per tenersi in forma. Qualcuno potrebbe spiare il vostro computer. Abbiamo chiesto alla gente chi dovrebbe vincere il Golden Globe. Per 10 anni si diede da fare in questo campo e mai una volta sentì il cuore, la mente o l'anima vivi come l'11 settembre. Non desiderava un nuovo attacco, naturalmente, ma l'idea di un altro disastro consumava i suoi sogni. Poteva significare una seconda chance. Furono anni bui, durante i quali fu guidato da una serie di fidanzate. Arianna, Liubica, Natalia e Gemma erano tutte modelle. Quello che ricavavano da Chuck era visibilità agli eventi mediatici. Chuck Corso poteva anche essere poco rispettato, ma sul suo biglietto da visita c'era comunque scritto giornalista. Quello che Chuck ricavò da loro fu la capacità di mettere a frutto le sue doti fisiche. Aveva superato i 30 anni e cominciava a perdere i capelli. Arianna glieli pettinava, tirandoli e schioccando la lingua. Con le unghie smaltate fredde come scarafaggi. Gli fece prendere Propecia, schiuma Rogaine e una spazzola laser Air Max Ultima 12. Prima di lasciarlo, gli presentò un chirurgo plastico che gli spiegò la differenza fra trapianto, intervento chirurgico, stimolazione e riduzione del cuoio capelluto. Alla fine il trattamento scelto fu una combinazione aggressiva di tutti e quattro. Liubica usò la punta aguzza di un'unghia del mignolo per indicare tutti i segni, le macchie e le zone secche sulla faccia di Chuck. Interventi bisettimanali, gli disse, erano la sua sola speranza contro la rovina dell'età. Microdermoabrasione, elettrostimolazione muscolare, trattamento con ossigeno nebulizzato, rigenerazione alla luce LED, crioterapia corporea integrale, cellule staminali per il viso rinforzate da veleno di serpente. Con Liubica desiderosa di dimostrare la sua competenza, Chuck si sottomise a tutto questo. Nella doccia l'acqua scorreva sulla sua nuova pelle con tanta rapidità che non aveva bisogno di asciugarsi la faccia. Natalia lo mise in contatto con Xander, uno stuntman diventato personal trainer la cui specialità consisteva nel preparare gli attori per le scene a torso nudo. Xander punì Chuck con saltelli, flessioni, affondi, trazioni, torsioni e vogatore. Mentre Natalia lo costringeva a una dieta di macrobiotica disintossicante con alghe 5 volte al giorno per mantenere l'oscillazione del pH corporeo entro un decimo di punto. I pettorali e gli addominali di Chuck sembravano piastre di ferro appese a degli uncini, ma lui vedeva i risultati dell'allenamento nel proprio volto, e questo era importante. Insidiose pieghe sul collo, guance arrotondate, linea della mandibola pendente, tutto sparito. Come rifinito da un coltello. Insieme al 40° compleanno di Chuck arrivò Gemma, di 13 anni più giovane, l'unica sua fidanzata nata in America e la più mercenaria. Il coltello, lo chiamava lei con macabro compiacimento. Lo buttò sul letto e gli montò sopra a cavalcioni, esibendo il seno aumentato, le labbra rifatte e il naso corretto.
Nei 3 anni successivi Chuck si sottopose a blefaroplastica, eliminazione delle borse sotto gli occhi, ritidectomia inferiore, rughe del collo, mentoplastica, ingrossamento, ottoplastica, riposizionamento delle orecchie e a un buon vecchio lifting facciale. Dopo tutto quel lavoro, ciò che colpì maggiormente Chuck fu quello che non aveva fatto. Un tardivo approfondimento della storia del mondo. Lo studio di scienze politiche, legge ed etica. Un tentativo di capirci finalmente qualcosa del Medio Oriente. Aveva avuto 10 anni e l'unica cosa a cui si era dedicato era procurarsi una faccia migliore. La faccia. Per i suoi peccati venne ricompensato. La WWN acquisì il suo contratto e lo assunse per leggere i notiziari di metà mattina nei giorni feriali. Chuck dovette trasferirsi ad Atlanta dall'oggi al domani. In Georgia c'erano decisamente meno modelle e Chuck si ritirò a vita più tranquilla. Aveva pochi amici, ma si accorse di averne sempre avuti pochi. A ogni tappa della sua vita le persone avevano semplicemente avuto a che fare con lui, digrignando i denti perché faceva carriera ingiustamente. New York era il suo passato, ma pensava spesso a come erano inciampati nell'11 settembre, a come lui vi era inciampato. Era stato un protagonista allora, e ad Atlanta sarebbe tornato a esserlo. Ed ecco la sua occasione. Proprio quando pensava che si sarebbe occupato delle cose che disprezzava, le indecenti esibizioni di Ben Hines, saltò fuori quest'altra storia, che poteva raggiungere le vette dell'11 settembre. Un'occasione per emergere, per seppellire la sua reputazione con l'assata. Ma soprattutto un'occasione per rendersi davvero utile in un momento di bisogno. Per riuscirci avrebbe dovuto fare quello che non era stato capace di fare l'11 settembre. Nel suo mondo si chiamava vamping, riempire i buchi con sintesi e ipotesi, con tante voci di giornalisti che si affollavano nelle sue cuffie e tante persone che si affollavano nello studio, c'era troppo caos per calibrare la sua performance. Chuck trattenne il respiro mentre leggeva un altro post di Chuck Sachs 69. Oggi mi sto proprio godendo Chuck faccia seria, e non scherzo. Quando si è messo nel ruolo dobbiamo essere cauti nel trarre delle conclusioni, ho pensato, dove si era nascosto questo Chucky? Però ho visto che ha fatto un trapianto di capelli. Sorry. Chuck emise uno sbuffo che gli scompigliò i problematici riccioli sulla fronte. Chuck Sachs 69 aveva ragione. Doveva prenotare un intervento ai follicoli appena questa emergenza fosse passata. Restavano 8 post di Chuck Sachs 69 e Chuck li scorse velocemente, prendendo appunti mentali mentre teneva d'occhio la telecamera 2. Sapeva che altri avrebbero trovato strana, se non decisamente perversa, la sua dipendenza da Chuck Sachs 69. L'utente, dopo tutto, partecipava al forum con l'esplicito scopo di prenderlo in giro. Era proprio questo il motivo per cui Chuck si fidava. Dal primo contributo di Chuck Sachs 69, 14.272 post fa, Chuck riconosceva che il suo modus operandi era esattamente quello dichiarato nel profilo. Dire la verità. I suoi interventi erano rozzi, volgari e spontanei, e per questo più preziosi di 1 milione di opinioni rispettabili. Se voleva cavarsela, Chuck Corso aveva bisogno di Chuck Sachs 69. La luce sulla telecamera 2 cominciò a ruotare lentamente. Chuck abbandonò il forum, mise il portatile all'interno del campo medio e tornò a prestare attenzione all'auricolare. Lee Sutton, il regista, diede altre cattive notizie. La squadra a cui Chuck avrebbe dovuto fidarsi aveva perso il collegamento. Niente segnale radio, niente contatto con i cellulari. Era la seconda squadra della WWN che spariva dai radar. Chuck si disse di non preoccuparsi. I collegamenti in diretta venivano interrotti dalla polizia in continuazione, le batterie si esaurivano, le situazioni si sviluppavano in maniera imprevedibile. «Riassumi», ordinò Lee. «Rimpasta, appena abbiamo pronta un'altra squadra, ti faccio sapere». Chuck annuì, rivolto all'occhio di Lee, l'obiettivo della telecamera 2. Il suo cuore ebbe un mancamento quando il gobbo diventò di un nero scioccante. Sentì il terrore contratto di 1000 incubi legati al lavoro. I sogni in cui andava in onda erano come quelli in cui ci si presenta in classe nudi. La luce rossa della telecamera 2 si fermò.
lo sguardo provocante di un bisonte. Chuck inspirò a fondo e si concentrò, sperando che i muscoli allenati da Xander reggessero. In uno dei suoi fallimentari tentativi da autodidatta si era imbattuto in una citazione di Charles Lindbergh, secondo cui non ci sarebbero state più guerre se solo tutti avessero potuto vedere il mondo da un aereo, da dove i confini erano invisibili e tutte le persone sembravano uguali. Chuck si era chiesto se i giornalisti, che potevano accedere alle notizie prima che fossero editate, avessero anche loro il privilegio di questo sguardo da uccello, che li rendeva le persone più affidabili a cui rivolgersi quando ogni speranza pareva perduta. Anche i reporter potevano dire la verità. La verità immutabile era: non tutte le speranze sono perdute. Chuck Corso sapeva che i suoi capelli gli coprivano appena l'attaccatura imperfetta. Sperava che Chuck Sax 69 lo apprezzasse. Sperava che lo apprezzassero tutti. Non era nulla. Era tutto. Questa attesa mi uccide. Fu il viaggio in ascensore più lungo della vita di Nathan Baseman. Nell'istante in cui vi entrò e si trovò solo con Rochelle Glass, sentì il cellulare vibrare contro la coscia. Un SMS. Il suo istinto sarebbe stato di controllarlo immediatamente, ma con gli occhi vittoriosi di Glass addosso sembrava il gesto di un perdente. Il telefonino era come una misera ghianda che lui, scoiattolo di basso rango, era ansioso di mangiare. Lasciò che il messaggio ronzasse due volte contro la sua gamba. Una sensazione di impotenza. Lo studio era nel sotterraneo e il pulsante di chiamata dell'ascensore era già stato premuto. Le porte si chiusero. La cabina sprofondò e sembrò che lo facesse anche il mondo. «Scusa per la storia di Jansky», disse Glass. «La correttezza, eccetera, eccetera». Dentro la scatola di acciaio dell'ascensore, l'accento campagnolo di Glass era tornato alla sua piattezza newyorkese. Lo spazio ristretto faceva tornare in mente a Baseman l'appartamento in condivisione dove aveva vissuto ai tempi in cui si arrabattava, prima che un nero potesse guadagnare anche solo la metà di un bianco. Glass non aveva nessuna esperienza di spazi così ristretti. Non sapeva che le emozioni si surriscaldavano, che il contatto fisico era inevitabile. Non editarlo. Cosa? Il video di Quincy. Se lo mandi in onda, mandalo così com'è. Siamo soli, Baseman. Parla chiaro. È un favore personale? Fallo perché è giusto. Mai sentita questa frase? Glass sospirò. Sembrava stanca. E Baseman ne fu sorpreso. Lascia che ti spieghi una cosa. Perfino tu dovresti riuscire a capirla. Se mando in onda durante il mio programma un video con un'aggressione violenta da parte di una gang, il mio share ha un'impennata. I mariti lo dicono alle mogli, i bambini si radunano intorno al televisore e tutti, alla WWN, ricevono un pacco premio dell'Auditel. Se mando in onda quel video non editato, dove si vede un uomo che azzanna una donna alla gola, buttato lì come niente fosse tra due pubblicità, sai cosa succede a quei numeri? Abbiamo smesso di mandare in onda pubblicità da un'ora. Di questo passo non riprenderemo più. Ma certo che riprenderemo. Tutto può essere normalizzato, sono notizie. Notizie? È così che le chiami adesso? Chi stai cercando di stupire? Io e te facciamo vedere alla gente quello che ha bisogno di sapere, non quello che non è preparata a gestire. Baseman tentò di concentrarsi sui numeri discendenti dei piani. 13, 12, 11. Erano sempre stati rossi quei numeri o i suoi occhi gli mostravano un nuovo colore? Tentò di adattare le sue parole al ritmo dei numeri. Emmett Till. Ti suona questo nome, Glass? Non si chiude il coperchio della bara di Emmett Till. Non si tagliano 10 o 12 colpi di manganello del video di Rodney King solo perché mettono a disagio i tuoi indicanti. Rodney King, Emmett Till, gli Aztechi, Re Tut, fin dove vuoi risalire? Tu eri in produzione l'11 settembre.
Ne sei orgoglioso e fai benissimo. Ma hai detto ai tuoi direttori di mostrare i corpi che cadevano sull'asfalto e nessuno era pronto a vedere una cosa del genere. Dio sa che io e te abbiamo i nostri contrasti, ma alla fine della giornata siamo due brave persone, Baseman. Non è così? Baseman mollò un calcio. Successe e basta. I 45 anni in un settore spietato, i 100 cosiddetti colleghi imbevuti di razzismo, le 200 telefonate spiacevoli che aveva dovuto fare. Un altro SMS ronzò contro la sua gamba e fu come se un elettrodo avesse toccato la zampa di una rana morta a una lezione di biologia. La gamba di Baseman scattò in avanti e la suola della sua scarpa sbatté contro il pannello, facendo accendere tutti i pulsanti dell'ottavo livello sotterraneo. Baseman ansimò, un vecchio fallito e sovrappeso, ben lontano dai risultati di Glass. Glass rabbrividì e scoprì i denti, rabbiosa per aver avuto sia pure un solo istante paura. L'ottavo piano. Le porte si aprirono. Nessuno in attesa. Splendido! Adesso sarò in ritardo per il trucco. Siamo due brave persone, non è così? Il suo divorzio da Sherry risaliva 3 anni prima, un tempo tutt'altro che sufficiente per potersi definire una brava persona. Ai tempi del suo primo incarico a Chicago, Sherry si era goduta tutti i dettagli che lui le raccontava. L'avventura della redazione, il rumore delle macchine per scrivere, la puzza d'inchiostro, il fumo delle sigarette, l'emozione di attraversare la città con la sua squadra di operatori, tecnici del suono e delle luci. La sensazione di essere un eroe in lotta contro una grande città cattiva, di creare rapporti di amicizia e abbattere muri di pregiudizio. Sentiva ancora le risate della sua squadra con gli scricchiolii della ricetrasmittente in sottofondo. Sentiva ancora l'odore della pellicola da 16 mm. Sentiva ancora il sapore degli hamburger con patatine di Billy Goat. Era passato ai servizi dal vivo a Kansas City. Niente più pellicola, solo videotape. Immagini più brutte ma più veloci. Cosa importante per l'avida pancia della TV. Si era lasciato coinvolgere. E chi non l'avrebbe fatto? Ben presto gli spettatori si aspettavano di vedere le cose mentre succedevano e se la rete di Baseman non fosse stata la prima ad arrivare sul posto, altri l'avrebbero fatto. Il lavoro diventò una gara per vincere lo scoop e battere i concorrenti all'Auditel, conquistando la fedeltà degli spettatori. Per continuare a vincere si portava il lavoro a casa. Più esattamente, non tornava più a casa. Le notizie non rispettavano notti, fine settimana e vacanze. Portò in ufficio uno spazzolino da denti, una mascherina per gli occhi e una brandina. Forse avrebbero dovuto essere segnali di allarme, ma Nathan Baseman si stava facendo un nome, veniva promosso, riceveva inviti a parlare ai convegni sulla condizione dei neri. Erano passi avanti non solo per lui, ma per tutta la società. Sherry era passata da dattilografa a segretaria in un'azienda di marketing e anche lei stava superando delle barriere. Il trasferimento ad Atlanta li aveva separati. Baseman non sapeva bene perché. Il caldo umido, forse? L'affare Jansky? Erano diventati come cani rabbiosi. Sherry lanciava delle cose. Cose pesanti. Libri. Una radiosveglia. Un tostapane. Se lui avesse chiamato la polizia per denunciare la violenza domestica, le TV concorrenti l'avrebbero scoperto. Inoltre, l'aveva morsa. Una notte, mentre lei lo tempestava di pugni, lui le aveva bloccato le mani con le sue e le aveva piantato i denti in una spalla. Al momento era stata una liberazione, si era sentito bene, il sale della sua pelle, il leggero retrogusto di sangue. Sapevano un po' di sesso, ma per lei era stata la vittoria. Aveva la cicatrice sulla spalla e volendo poteva mostrarla. Il morso nel video di Ross Quincy, il grosso pezzo di carne strappato dalla gola della donna urlante, galleggiava nella mente di Baseman. Qualsiasi cosa stesse succedendo là fuori stava rendendo cattive le persone, e questo lo spaventava a morte, perché sapeva di avere una vena di cattiveria. Sapeva di essere capace di mordere. Diede un'occhiata a Glass, scacciando il pensiero di fare alla sua spalla quello che aveva fatto a Sherry. Settimo piano. Le porte si aprirono e si chiusero.
Questa attesa mi uccide. Baseman affrontò la sua bestia nera, il suo riflesso sfocato. Siamo stati a quelle riunioni 1.000.000 di volte. Nessuno sa che notizie sono arrivate. Lavoriamo insieme, proviamoci. Ho delle persone molto capaci. Ma io conosco Chicago, è lì che ho cominciato. Ho degli amici. Posso trovare la vera storia da affiancare al video, persone reali. Sesto piano. Aperte, chiuse. Intendi che le mie persone sarebbero dei falsi? Su, sai benissimo che gente troveresti. Esibizionisti, cacciatori di notorietà, persone che godono a indicare le macchie di sangue. Quelli che ho in mente io conoscono tutti gli edifici di quel quartiere, conoscono i nomi delle gang che vogliono quel giardinetto. Quindi concordi, si tratta di gang? Quinto piano. No, ma se così fosse ce lo diranno. Sono i dettagli di cui abbiamo bisogno in questo momento. Se raccontiamo la storia come si deve, evitiamo che un qualsiasi aspirante miliziano d'America punti il fucile dalla finestra aspettando che passi il primo nero. I miei amici possono dirci sono queste persone, non quelle. Mi segui? Non manderò in onda il video integrale. Lo so, ho smesso di chiedertelo. Quarto piano. Glass incrociò le braccia. Un dito con l'unghia smaltata di rosa batteva sulla croce d'oro che aveva al collo. Baseman sapeva che si trattava di una recita. Tutte le domeniche mattina Rochelle Glass andava al Cherokee Town and Country Club. Baseman represse l'impulso di dirlo a voce alta. Stavano esaurendo i piani e il tempo. Ti ascolto. Cosa vuoi in cambio? Terzo piano. Che segui la storia. Me lo sento nelle ossa, è la grande occasione. Affrontala da giornalista, non da intrattenitrice. La faccia ha ancora 45 minuti. Dammi questo tempo per prepararti la tavola. Residenti, gente impegnata nella comunità. Pensa com'era quando hai cominciato, prima che il problema diventasse chi aveva l'ufficio più grande. Anch'io provavo quella sensazione. Possiamo recuperarla, possiamo farlo oggi. Secondo piano. Vorrebbe dire trascurare Ben Hines. Il suo giorno più fortunato dopo gli Oscar. Dobbiamo riprendere a lavorare le notizie come un tempo. Non sapeva se la pausa dell'ascensore al penultimo piano era programmata per essere più lunga. Non sarebbe stato illogico, visto che lì c'era la maggior parte degli Andy Rivieni. La porta si aprì, rivelando una passatoia color rubino distesa lungo un corridoio di marmo fino a un ingresso di ottone in stile Art Deco. Senza nessuno, era inquietante, come le solenni ma deserte rovine di un'epoca d'oro, irresponsabile. Glass sorrise, i suoi denti incapsulati rifletterono una luce rossa. Metterò le gang al primo posto, ma non rinuncerò a Hines, neanche morta. Quel buon liberal che distribuisce premi con un lato della bocca e parolacce con l'altro. È il suo modo di esercitare violenza contro le donne. Lo mandiamo in onda. Le porte dell'ascensore tintinnarono e sbuffarono, aprendosi al piano dello studio. I tacchi delle scarpe risuonavano, le porte sbattevano, le stampanti ansimavano, le tastiere ticchettavano. Era sempre una tempesta laggiù, ma oggi sembrava una di quelle condizioni estreme che amava inventarsi l'ufficio previsioni. Bomba d'acqua, vento polare, anticiclone tropicale. Baseman annusò caffè, sudore e lacca per capelli. L'incendio era appiccato. Avevano raggiunto il fondo dell'inferno. Glass si inoltrò nel corridoio costellato di scritte luminose in onda. Quando gli altri la guardarono si trasformò, diventando più alta e più magra. I suoi capelli radiavano una luce diabolica. Era un'eroina che arrivava in città per salvare la situazione. In un mondo di cattivi versus più cattivi, Glass era quella che vi diceva da che parte stare. Concesse a Baseman un'ultima occhiata. «I miei spettatori sono leggermente invecchiati. Hanno bisogno di un cibo più morbido, nient'altro». Devi tenerne conto, Baseman. Gli anni passano anche per te. Gli strizzò l'occhio e si allontanò verso i camerini del trucco. Baseman si sentì contrarre lo stomaco. Morbido gli faceva venire in mente Sherry e la donna del video di Quincy, le loro spalle e le loro gole azzannate come gelatina.
La morbidezza si sarebbe forse rivelata la caratteristica più tipica dell'umanità. In fondo al corridoio udì la voce di Glass. «Rispondi al telefono!» Il suo cellulare vibrava per un altro SMS. La stessa gamba che aveva usato per colpire il pannello dei comandi dell'ascensore si allungò per impedire alle porte di chiudersi. Nel corridoio pescò il telefono. Tutti e quattro gli SMS venivano dalla sua stagista del momento, Zoe Shillays, che fino a quella mattina gli aveva spedito un solo SMS per spiegare con calma, professionalmente e con totale correttezza linguistica che stavano evacuando alla metropolitana e che quindi sarebbe arrivata tardi al lavoro. Non era una ragazza propensa alle iperboli. Il messaggio diceva 911, basement 911, niente messaggi, devo parlarti di persona, sono Zoe. Dove sei? Devo assolutamente parlarti subito. Si tratta della Casa Bianca, cazzo. Più coglioni di quanto pensavo. Cazzo, ecco che arrivava Baseman. Il produttore esecutivo era un giornalista all'antica, con la G maiuscola. Bevitore di caffè, divoratore di pillole contro l'acidità di stomaco e guardava storto i novellini insicuri come Chuck Corso. Neanche i loro abiti Armani fossero roba da SS. Sospettosi l'uno dell'altro, Baseman e Corso si tenevano istintivamente a distanza e mai il secondo aveva ricevuto il primo da solo nel suo ufficio. L'equivalente di una visita dell'allenatore di baseball al monte di lancio. Vedendo avvicinarsi Baseman, lo spirito di Chuck sussultò, il che perlomeno gli garantiva di avere ancora uno spirito. Chuck aveva appena passato 5 noiosi minuti a riassumere malamente la situazione. Gli aggressori erano stati descritti come non armati e in uno stato di trance. Le forze della sicurezza interna erano state schierate in 40 città. Le sedi della Guardia Nazionale erano allertate ovunque. Octavia Gloucester, inviata a Tampa, raccontava di morti negli ospizi che si stavano rianimando e diceva che i pazienti tornati in vita diventavano bellicosi. I cittadini erano invitati a rimanere in ascolto finché la minaccia non fosse sotto controllo. Lì aveva parlato, finalmente, grazie a Dio, e aveva detto che era arrivato un servizio di Johnny Abbott da Filadelfia e Chuck doveva buttarcisi sopra subito e bere un gallone d'acqua con una boccetta di Xanax, se l'aveva. Chuck balbettò le poche parole necessarie per passare il testimone. Johnny Abbott da Filadelfia. E la telecamera 2 cessò la sua tortura al laser. Johnny Abbott da Filadelfia. E la telecamera 2 cessò la sua tortura al laser, facendo emergere dall'oscurità il passo tempestoso di Nathan Baseman. Chuck dovette tenersi ferma la mano destra con la sinistra. Voleva il suo portatile. Voleva Chuck's Sax 69. Chuck notò che Baseman si era messo in modo da bloccare la visuale di chi si trovava nella sala regia. Poi prese il doppio microfono attaccato alla cravatta di Chuck, lo buttò a terra dietro la sedia e piantò entrambe le mani sulla scrivania dell'Anchorman davanti ai suoi appunti. «Hai ammazzato le tette!» disse con voce bassa e roca, in modo che il microfono a terra non la cogliesse. Erano in gioco la vita e la morte, e quel vecchio amareggiato parlava di... cosa, esattamente? I materiali di riserva sullo spring break. Hai fatto in modo che lì li bloccasse. Erano passati soltanto 10 minuti e già Chuck dovette pensarci su, come di fronte a una divisione a molte cifre per ricordarsene. Mentre Chuck parlava in diretta al telefono con Olivia da Tampa, aveva mandato in onda generiche immagini della Florida. Il video passava da immagini delle Everglades a ricordi dello spring break, la pausa di primavera, con ragazze in vistosi costumi da bagno che brindavano con bicchieri di plastica colmi di vino e studenti universitari dallo sguardo intontito che ballavano in gruppo. Chuck trovava che le parole di Octavia e le immagini di Lee fossero grottescamente compatibili. I ragazzi in vacanza a caccia spensierata di stimoli sensoriali, il loro desiderio carnale di contatti fisici, la loro ebbrezza quasi distruttiva che continuava ad aumentare, a ballare, a chiedere di più. Ciò nonostante aveva detto a Lee di tagliare. Aveva abbaiato un ordine a Lee Sutton, in diretta TV,
e naturalmente le immagini delle ragazze che agitavano le tette in bikini in un'esplosione di bollicine alcoliche si erano fermate, con lo strillo di una ragazza ubriaca che assomigliava a un ghigno di disperazione. «Prego? Io solo... non mi sembrava...» «Hai più coglioni di quanto pensavo. Ci sono state occasioni in cui ho ordinato a quella faccia da topo di lì di tagliare della carne troppo giovane. E lui mi ha risposto chiaro e tondo che non capiva. Non capiva il mio modo di parlare da nero. Con chi dovevo lamentarmi? Unitas? Quello coglierebbe qualunque occasione per mandare in onda della carne nuda. Sei stato bravo, faccia.» «Ho detto complimento invece di complemento.» «Lo so.» «Collaborato invece di corroborato.» «Sì, l'ho sentito. Quello che voglio dire è che mi hai dato un briciolo di speranza, e in questo momento la speranza è merce rara, cazzo.» Jack ricordò vagamente di aver pensato proprio quella parola prima della sua incerta improvvisazione. Non tutte le speranze sono perdute. Lui era uno capace di dire la verità, si era detto. Baseman pensava che avesse i coglioni. Si sbagliava. Jack si chinò sulla scrivania e afferrò il braccio del produttore. La sua pelle fredda gli rammentò quanto si fosse surriscaldato sotto quelle eterne luci. «Fammi smettere!» Lo sguardo di Baseman fu per Chuck come una bastonata sulla schiena. «Ascoltami bene, faccia. Mi stai ascoltando?» Chuck annuì. La sua testa oscillò come se fosse piena di elio. Un truccatore gli si avvicinò con una palette di fondotinta e un pennellino. «Vai via!» L'uomo scappò. Baseman strinse l'avambraccio di Chuck fino a storcergli il polso. Gli fece male. Gli occhi di Chuck si spalancarono, si riempirono di lacrime, poi si schiarirono. La faccia di Baseman tornò dolorosamente a fuoco. Rivoli di rughe e il lustro del sudore conferivano alla pelle rinsecchita dell'anziano produttore un aspetto legnoso. Baseman si leccò le labbra. Il suo alito aveva l'asprezza che solo uno stomaco ribelle poteva produrre. «Adesso ascoltami bene. Fra mezz'ora hai finito. Stanno preparando Glass per mandarla in onda nell'ora di massimo ascolto. Da questo studio, hai capito? Dallo studio dell'Anchorman. Una volta preso possesso del territorio, sai benissimo che non lo cederà senza un colpo di stato. Si sta mettendo dei pannoloni mentre parliamo per poter pisciare senza mollare la sedia.» «Bene!» Jack odiò il proprio tono lamentoso, ma non poteva farci niente. «Ci ho provato, ma non ho la stoffa.» Baseman strinse il polso di Jack con forza sufficiente a farlo sussultare. «Col cazzo! Ce l'hai fatta per tutta la mattina, faccia, ti ho visto! Tutti ti hanno visto! E la verità è che non abbiamo scelta! Credi che le cose vadano male? Nel momento in cui Rochelle Glass andrà in onda, sarà come sparare fuochi d'artificio da una collina di tritolo. Tutti chiusi in casa a bersi la sua merda, per poi passarla ad amici e parenti. Se quello che dicono è vero, è...» «Non è vero! Sono... lì continua a insistere che si tratta di gang, no?» «Anche tu! Smettila di considerarli qualcos'altro! Siamo noi, faccia!» «Cosa vuoi dire?» Baseman scrollò rapidamente la testa. «Non sono delle gang, è impossibile! È una cosa mondiale!» Chuck inghiottì questa nuova notizia come un boccone non masticato. «Cosa?» «Vengo dalla sala regia. È nel nuovo aggiornamento. Sydney, Teheran, Kinshasa, Atene. Ti sembra che possano essere delle gang?» «Dicono... ci dicono...» «Dicono che riprenderanno il controllo della situazione in 24 ore.» Chuck capì che stava sorridendo dal modo in cui il sudore gli scendeva sulla faccia. «Ah, meraviglioso! È una stronzata, faccia. È Reagan che ride di fronte all'AIDS. È Bush che dichiara missione compiuta. Il mio contatto alla polizia dice che il CompSat è fermo. Le nostre squadre sulla costa occidentale sono tutte su Ben Hines. Abbiamo ancora delle squadre su altre notizie. Non ci sono altre notizie, faccia. Vuoi parlare di sport? Benissimo, parliamo di sport, cazzo. C'è una partita di calcio a Madrid che sembra un bagno di sangue, un circo di gladiatori. Dobbiamo unire le forze e farlo prima che arrivi Glass.» Chuck distolse gli occhi da Baseman, vide il suo microfono per terra e lo raccolse. Mentre lo rimetteva a posto, si sforzò di apparire tranquillo. «Cosa vuoi che faccia?» Emerse la voce di Lee. «30 secondi, Chuck! Manda fuori Baseman!»
Jack batté le palpebre e Baseman indovinò l'ordine. «Di a Lee di rimandare Johnny». «Non posso!» Baseman sbuffò il suo alito caldo. «Gli hai detto di bloccare le tette, no?» «Sì, ma non posso...» «Devi prendere posizione, faccia! Per te stesso e per la razza umana, cazzo! O lo fai adesso, o potresti non avere mai più l'occasione per farlo!» Chuck fissò Baseman negli occhi. Il vecchio sembrava mortalmente stanco e insieme follemente vivo, come dopo un lungo, difficile viaggio in macchina senza dormire per arrivare lì in quel momento. «Rimanda Johnny!» disse a Lee. Jack si tolse l'auricolare, che rimase a ciondolare appeso al collo. Guardò gli occhi sgranati di Baseman, stirò la mandibola e si passò la lingua sul palato inaridito. «Dimmi cosa devo fare!» Baseman sorrise con ferocia, una smorfia di trionfo. Si chinò verso di lui, bloccando il monitor dove Johnny Abbott era stata riportata la prima inquadratura. Chuck pensò che l'alito del produttore adesso sapeva del sudore ben meritato di un soldato. «Zoe Shillays, la mia stagista. Tutti i pezzi grossi che guadagnano centinaia di migliaia di dollari si aggirano come polli senza testa, e questa ventenne, pagata il minimo sindacale, ci sta procurando materiali freschi. Ha trovato l'ago nel pagliaio, faccia. Una telecamera che trasmette in diretta dalla sala stampa della Casa Bianca. Non la Reuters, non AP. Le immagini arrivano nude e crude. Potrebbe essere un cellulare, una Dejero Box, non ne ho idea, ma viene da una riunione a porte chiuse. Qualche Woodward o qualche Bernstein sta cercando di passare la storia a chissà chi, e Zoe Shillays l'ha trovata». «E tu vorresti... ma è legale?» Baseman diede un pugno sulla scrivania che fece sobbalzare il laptop di Chuck. «Affanculo la legalità! Non avremo più nessuna legge se la gente non sente la verità! I media sono fottuti ed è colpa nostra! Se c'è qualcuno che deve combattere il potere, dobbiamo essere noi! Forse ci vuole il male per combattere il male, no?» Chuck era oppresso dalla tristezza. «Dobbiamo combattere?» Baseman annuì seriamente. «È il nostro mestiere, faccia!» Chuck sapeva che se si fosse alzato per tentare di correre sarebbe inciampato, ma non c'era niente di male a inciampare se si inciampava nella direzione giusta. «Ok, va bene». Baseman fece una risata di trionfo e indicò la sala regia. «Ci vado per impedire a Lee di bloccare la messa in onda. Dammi 2 minuti. No, me ne basta uno. Quando sei in diretta, tolgo di mezzo glass. Lei vedrà che l'abbiamo portato via il pezzo forte e scenderà sul sentiero di guerra. Ricordati solo una cosa. Lee non accetterà il materiale a meno che tu non glielo chieda. Devi chiederglielo esplicitamente. Dillo, è una conferenza stampa dalla Casa Bianca, canale 8. Hai capito? Va tranquillo, amico mio, canale 8. L'auricolare vibrava al collo di Chuck. Per gli strilli di Lee, pensò lui. La mia carriera. Chuck identificò la sua emozione. Era lutto. Baseman corrugò la fronte. Lo so, anche la mia. Ma per gente come me, forse ti ho giudicato male, faccia. Per gente come noi, non credo ci sia modo migliore per uscire di scena. Peculiarità. Baseman aveva passato centinaia, se non migliaia, di ore in sala regia e mai nessuna gli era sembrata caleidoscopica come oggi. 150 schermi vomitavano cattive notizie. Su quelli più grandi, Baseman vide le facce ben note, i set e le scritte in sovraimpressione dei loro concorrenti, giornalisti con maschere austere poco più convincenti di quelle della faccia. Dall'alveare degli schermi più piccoli, i servizi dal vivo di reporter nervosi, non in onda, e le immagini di elicotteri che si sperava stessero lasciando la villa di Ben Hines. La cosa più inquietante erano le barre luminose colorate, come lapidi fluorescenti. Perlomeno proiettavano una luce favorevole sui topi di cantina seduti intorno al tavolo semi-ottagonale. Carly Desario, assistente alla produzione. Grace Canetz, addetta al gobbo. Rebecca Perlman, sonoro. Tim Flesser, mixer. E Lee Sutton, regista.
Solo 5 persone da affrontare. Poteva andare peggio. Comunque troppe per un 66enne con il cestino dell'ufficio pieno di confezioni del fast food. Aveva mentito alla faccia. Se Chuck introduceva una conferenza stampa della Casa Bianca, lì poteva accettarla. Il problema più grosso sarebbe stato continuare a mandare in onda il canale 8 una volta cominciato. Chiunque in quella sala aveva la possibilità di interromperlo. Baseman fece un profondo sospiro. Mi fumo una sigaretta. Se a qualcuno dà fastidio può uscire. La gente era troppo tesa per staccare gli occhi dal monitor. Baseman si raschiò la gola. Forse non mi avete sentito. Sono molto preoccupato degli effetti del fumo passivo. Ancora nessuna reazione. Baseman controllò il monitor A. Il servizio di Johnny Abbott su una scuola per l'infanzia stava girando. Sul B un piano medio di Chuck Corso. Per una volta la faccia non si guardava in uno specchietto portatile. Con una mano si stava sistemando il microfono. L'altra, chissà perché, si muoveva sul touchpad del suo portatile. Sembrava ansioso. Se cercava delle buone notizie, non era destinato a trovarne. Baseman si raschiò di nuovo la gola. Mi sentirei molto meglio se tutti voi ve ne andaste fuori dalle palle! Desario, Canetz, Pearlman e Fessler si alzarono di colpo, tanto che le loro sedie andarono a sbattere contro il corrimano. Mentre i quattro uscivano dalla porta, Baseman immaginava che avrebbero raggiunto la propria scrivania per la via più breve. Avrebbero preso le loro cose e se ne sarebbero andati. Fessler, tu resta. L'addetto al mixer parve scosso. Probabilmente era l'atteggiamento giusto. Fessler ritornò al suo posto come se dovesse sistemarsi sulla sedia elettrica. Lee Sutton, l'unico che non si era mosso, premette il pulsante sul suo microfono e disse: 60 secondi, Chuck! Lasciò andare il pulsante, spinse indietro le cuffie e allargò le braccia verso Baseman. In questo momento abbiamo bisogno di una lotta di potere come di un trapano nel cervello! Baseman gli diede le spalle, abbracciò uno schedario che gli arrivava alla vita, verificò il suo peso e si mise a trascinarlo verso la porta della sala regia. Era l'esercizio fisico più impegnativo che avesse tentato da anni. Usò la schiena e sentì un muscolo che si contraeva lungo la spina dorsale. Represse un sospiro di dolore e continuò a spingere. Quando lo schedario fu sistemato a bloccare la porta, si girò e vide Lee e Fessler che lo fissavano. Fessler, qualsiasi cosa ci sentirai dire qui, te la dimenticherai, d'accordo? Se ne parli a tua moglie, ai tuoi figli, al tuo cane, a Babbo Natale, io ti trovo e ti ficco 2 stuzzicadenti nelle palle degli occhi e me le mangio come polpette svedesi. Fessler parve intuire l'atmosfera e intelligentemente si adeguò. Ho una pessima memoria, signor Baseman. Le cose mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Lì sembrava bloccato dalle troppe cose che suscitavano il suo sdegno. Indicò lo schedario e finalmente riuscì a emettere una sola, inefficace esclamazione. Sicurezza antincendio! Baseman indicò lo schermo A. È in fiamme il mondo intero, lì! Il servizio di Johnny Abbott era arrivato alla sua triste conclusione. Johnny, con l'aria spossata davanti all'area giochi di una scuola per l'infanzia, piena di nastri gialli della polizia. Fessler non poté fare altro che mandare in onda Chuck. I tre osservarono Chuck che vide la luce rossa della telecamera 2 e alzò la testa. Visione agghiacciante. Il peggior improvvisatore del mondo che andava in diretta senza la rete di salvataggio del gobbo. Di una sceneggiatura o di un regista. Lì si rimise le cuffie e premette il pulsante del microfono. «Resta in attesa!» disse Fessler. «Sto cercando di prendere la 5!» La voce incerta di Chuck Corso emerse dagli altoparlanti della sala regia. «Abbiamo...» Lì fece una pausa. Baseman vide la disperazione negli occhi della faccia e si chiese se non aveva appena messo in piedi un altro caso Jansky.
Jack non aveva una pistola sotto al tavolo, ma poteva rompere un bicchiere e tagliarsi la gola con una scheggia. Lee e Fessler dovevano pensare la stessa cosa, come chi stava tentando di forzare la porta dietro allo schedario. Sarebbe finita davvero. Lo sguardo di Chuck si mise a fuoco, si sedette più eretto. «Abbiamo una conferenza stampa in diretta dalla Casa Bianca, canale 8!» Baseman vide Fessler controllare lo schermo del canale 8. «Merda!» sussurrò Fessler riconoscendo la sala stampa della Casa Bianca. «Cos'è questa roba? Cosa diavolo è, Baseman?» «Mandala, Fessler!» «Non mandarla! È un ordine!» «Canale 8, per favore!» Fessler lanciò a Baseman un'occhiata disperata. «Fai un errore! Manda un canale sbagliato!» «No!» gridò Lee alzandosi dalla sedia, con l'evidente intenzione di fermare Fessler. Ma si era dimenticato delle cuffie, il cavo si tese e lo bloccò come un cane al guinzaglio. Nei due secondi che gli ci vollero per strapparsi di dosso le cuffie, Baseman gli balzò addosso, come non faceva dai tempi di Chicago, quando non passavano sei mesi senza che dovesse difendersi da un razzista ubriaco. Il pugno andò a segno, colpendo Lee sulla bocca. Il rumore umido di un dente che saltava fu seguito da quello del sangue che schizzava per terra come un mazzo di chiavi. La testa di Lee scattò di lato e le sue ginocchia si piegarono sul pavimento come una coppia di ancorotti. Il dolore fu istantaneo. Baseman alzò il pugno, era mancino, e vide un incavo a forma di piramide fra la prima e la seconda nocca. Un dente di Lee gli aveva fatto pagare caro quel pugno. Il sangue esitava sulla ferita come intimidito, poi sgorgò, creando un piccolo cerchio rosso per terra. Baseman si infilò il pugno sanguinante sotto l'ascella destra e si rivolse a Fessler. «L'hai sentito? Canale 8!» La fatica e l'improvvisa ferita gli annebbiarono la mente. Baseman si trovò sulla sedia di Lee dopo un minuto di oscurità totale. Tentò di ricostruirlo. Si era allentato la cravatta con una mano sola e l'aveva avvolta goffamente intorno alla brutta ferita. Batté le palpebre per superare il buio e vide che le immagini dalla Casa Bianca erano in onda sul monitor A. Ma non era questa la cosa più strana. Con la mente intorpidita, Baseman poteva vedere se stesso che guardava le immagini. Vedeva Fessler che le guardava. Anche Chuck. Tutta la WWN, in effetti. Vedeva l'intero pubblico di telespettatori e, sempre più chiaro sotto la confusione, provava un senso dimenticato di orgoglio. Sullo schermo si sta svolgendo una riunione caotica. C'è l'addetta stampa Tammy Schallenberger, con il solito vestito color lavanda, in piedi sul podio. Tutto normale, finché non notiamo che ha le unghie piantate nel legno. Per quanto la ripresa sia incerta e a bassa risoluzione, vediamo che ha le nocche bianche. È un lavoro pesante, lo sappiamo. Obama ha avuto 3 addetti stampa, George W. ne ha fatti fuori 4, Clinton addirittura 5. Saremmo tentati di credere che tutto nella norma, se non fosse che il simbolo della Casa Bianca è imbrattato. Qualcuno deve aver lanciato uno yogurt o un frullato. Questo non è affatto normale. La telecamera ruota. Chiunque la stia azionando si è mosso. Vediamo la falda di un cappotto. Forse la telecamera è nascosta. La conferenza stampa più importante della nostra epoca viene trasmessa grazie al più stupido dei trucchi da detective dilettante. Per un istante veniamo accecati da una fila di faretti. Vediamo dei treppiedi in fondo alla sala, tutti decapitati. Non sappiamo come arrivi il segnale della telecamera, ma la sala stampa è piena zeppa di trasmettitori. E se la Casa Bianca oggi è stata poco attenta nel controllarli, non la si può accusare. È una giornataccia, se vogliamo giudicare severamente. Potrebbe passare alla storia come vergognosa. La telecamera inquadra il centro della sala. La sala stampa James S. Brady ha 7 file di sedie, ciascuna con 7 posti. Di solito sono tutti occupati, più o meno in ordine di preferenza della Casa Bianca, e una decina di altri giornalisti stanno in piedi nei passaggi e sul fondo. Oggi i presenti sono pochi e disposti a caso. Un gruppo di giornalisti è in piedi e grida verso Schallenberger in preda alla rabbia. Un altro gruppo è seduto vicino alla porta come se stesse valutando la possibilità di andarsene.
Altri ancora si muovono, stropicciando fra le mani dei fogli di carta. Un giornalista di Bloomberg è la prima persona che sentiamo chiaramente. Ridatemi il cellulare! Rivoglio il mio cellulare! Schellenberger, un'automa dell'ostruzionismo soprannominata Regina dei Ghiacci, non è tanto fredda oggi. Si tampona il sudore sulla faccia con un fazzoletto di stoffa. Ha un aspetto orribile. Tutti hanno un aspetto orribile. I giornalisti esibiscono abbigliamenti che in qualunque altra occasione ispirerebbero battute feroci. Il Washington Post è in maglietta, Politico in sneakers, Al Jazeera in Crocs. Schellenberger. Riavrete tutti i vostri strumenti quando... Possiamo capire da dove è partita questa cosa? C'è un ground zero? Come ho detto, la rete della VSTC ci sta lavorando. Quanti casi sono stati segnalati? Abbiamo almeno una cifra approssimativa? Schellenberger aggrotta la fronte e sentiamo tutti con sorpresa la stessa contrazione sulla nostra fronte. Simpatizziamo per la Regina dei Ghiacci. Anche noi oggi non siamo riusciti a rispondere alle domande più semplici e cominciamo a pensare che non ne avremo più di risposte. Schellenberger finge di sfogliare dei documenti che, nelle condizioni attuali, non ha alcuna possibilità di leggere. No, no, gli ultimi dati non sono... Un'infinità, vero? C'è stata un'infinità di casi. Questo è quello che diremo. Uno dei vostri uomini mi ha portato via il cellulare. La stampa americana è sottoposta alla legge marziale? Com'è possibile che il presidente abbia definito le aggressioni normali? Un momento, non ha usato la parola normali. Non ho mai detto questo. Ho detto che stiamo seguendo le normali procedure. Ci sono delle normali procedure per una cosa del genere? Per dei morti che tornano in vita? Vuol dire che la Casa Bianca sapeva che c'era questa possibilità? State coprendo qualcosa? È di questo che si tratta? Ecco perché mi hanno preso il cellulare! Perché l'hanno preso a tutti! Non possiamo confermare quello che dite. Sapete che abbiamo uffici in tutto il mondo, no? Non dovete confermare un cazzo! Noi l'abbiamo confermato! L'abbiamo confermato tutti! Vede questo? È un elenco di ospedali e obitori diventati scene del disastro, di pronti soccorsi organizzati lungo le strade. Non abbiamo mai visto niente del genere dall'11 settembre. So che state riportando tutti delle peculiarità. Morti che camminano? In effetti è peculiare, cazzo! Io credo che stiamo ancora chiarendoci le idee sulla loro identità e su quello che vogliono. E se cominciamo a descriverli prematuramente come una specie di... Queste sono parole molto pericolose. Se ne rende conto? Per chiunque in questo paese abbia un aspetto diverso, o parli in modo diverso, o si comporti in modo diverso. Capisce che usare un linguaggio del genere in questo momento potrebbe provocare altre vittime civili? Non è possibile che si tratti di un atto terroristico dell'Islam radicale? Mi stai prendendo per il culo? È vero o non è vero che questi aggressori esibiscono tutti i segni caratteristici degli attentatori suicidi jihadisti? Solo chi si fa saltare in aria non può essere morto. Schellenberger sembra sollevata da questi battibecchi. Lancia un'occhiata sulla destra sperando che arrivi un aiuto. Ma l'agente dei servizi segreti rimane in silenzio e, a essere onesti, non sembra nemmeno molto bravo. L'atteggiamento atletico e scattante tipico degli agenti ha lasciato il posto a spalle curve e braccia molli. Non ci vuole chissà quale fantasia per immaginarselo mentre usa l'arma che ha al fianco per lasciare in fretta e furia la Casa Bianca. Me ne vado! E se non mi ridanno il cellulare appena esco in corridoio, vi troverete sulla scrivania una causa per mancato rispetto dei diritti costituzionali prima di sera! Segretaria Schellenberger, lei ha convocato questa conferenza, ma non ci ha dato una sola informazione che possiamo comunicare al pubblico. I lettori devono sapere cosa fare in questo momento. Devono barricarsi in casa o tentare di radunarsi per maggiore sicurezza. È stato inviato alle vostre società un documento con l'elenco dei centri di soccorso. Lo stiamo aggiornando regolarmente. Io penso che le persone che vivono in aree rurali dovrebbero restare in ascolto della stazione più vicina. Lei pensa? Perché? Non è sicura? La porta è chiusa! Perché cazzo la porta è chiusa? Si sente uno scricchiolio. Tutti i telespettatori lo sentono. Schellenberger sbarra gli occhi con un'espressione sorpresa quasi da ragazzina e alza la mano destra. Un rivolo di sangue scuro le cola sul polso.
L'unghia del suo dito medio è sollevata all'indietro, a 45 gradi. Se l'è strappata da sola stringendo il podio con troppa forza. In qualche modo, questo è peggio che se quel coglione della Fox l'avesse aggredita. Questo è autolesionismo, ed è la cosa di cui abbiamo più paura, in fondo. A che punto dobbiamo arrivare per scacciare la disperazione facendoci del male? Scusatemi, io... Si stringe il dito insanguinato col fazzoletto impregnato di sudore. Mentre sbatte le palpebre la luce accecante, la telecamera oscilla per avvicinarsi. Quello che proviamo adesso va al di là di qualsiasi cosa pensassimo di poter provare per la regina dei ghiacci. Vorremmo portarla via da quella serra, curare la sua ferita, mostrarle le nostre. Forse così facendo potremmo ancora salvarci tutti. L'addetta stampa socchiude gli occhi sul podio e... come si capisce dal suo sorriso esitante, vede davvero per la prima volta i giornalisti, così come i giornalisti forse vedono per la prima volta lei. Il sorriso di Schellenberger è triste e noi capiamo perché. Questo suo sguardo illimpidito, come il nostro, è arrivato troppo tardi. Io non posso dirvi cosa sta succedendo, perché non lo so. Non so se sia una specie di culto o qualche arma biologica, sono solo... In fondo, io sono una portavoce. Qualunque cosa sia, non si tratta di repubblicani o di democratici. Non si tratta di bianchi, neri, cristiani, musulmani. So che c'è un sacco di gente malvagia là fuori. Pensate che non lo sappia. Ma loro... non si mordono a vicenda. Non si mangiano. È una cosa contro natura. Noi siamo uguali. Siamo tutti uguali. Forse è per questo che ho convocato questo incontro. Per ricordarvelo prima che scappiate e ve ne dimentichiate. Il silenzio che segue è assordante. La telecamera, progettata per equalizzare i livelli, aumenta il volume finché non sentiamo un giornalista che singhiozza. Un altro che prega in arabo. Sentiamo anche l'ansimare di Schellenberger. Ogni ispirazione è uno stelo secco. Ogni espirazione lo stesso stelo che si spezza. Nella stanza respiriamo tutti così. Schellenberger ha ragione. Basta guardarci. Tutti della stessa specie di mammifero, che respiriamo con lo stesso tipo di polmoni e potremmo ancora rivolgerci gli uni agli altri in cerca di sicurezza, rifugio e forza. L'ultimo stelo si spezza e siamo soli, condannati. Ha detto che si mangiano a vicenda? Sta dicendo che sono cannibali? Washington Post, BuzzFeed, Politico, Al Jazeera, Bloomberg, ABC, NPR, USA Today, BBC, Reuters, Wall Street Journal, Univision, Fox News, New York Times, Newsmax, AP, CNN, CBS, McClatchy, MSNBC, The Hill, National Journal, Time, Daily Mail, Boston Globe, WWN, ansimano e si agitano. Con le fondamenta dell'io incrinate dal panico primordiale di essere il consumato, anziché il consumatore. Eliminati a favore di una sottoclasse improvvisamente liberatasi che è sempre stata più forte, più affamata, più in attesa. Aprite questa maledetta porta, cazzo! Bastardi! Contemporaneamente a questo ultimo grido d'impotenza, quelli di noi che non sono rimasti accecati dalle lacrime di terrore vedono il capo di gabinetto della Casa Bianca che entra nella sala, passa accanto all'agente dei servizi segreti e si dirige verso Schellenberger. Le sussurra qualcosa all'orecchio. Tre parole. O più probabilmente tre lettere. WWN. E insieme dirigono gli sguardi verso la telecamera. Il capo di gabinetto punta un dito e abbaia rivolto all'agente dei servizi segreti, che sembra grato di avere qualcosa da fare e si avvicina all'obiettivo. La telecamera avanza traballando verso la porta, ma gli strilli di Bloomberg ci dicono che è chiusa e l'ultima cosa che vediamo è la faccia sfocata dell'agente, con la bocca spalancata come per mordere la telecamera e inghiottirci tutti.
Quando il canale 8 si interruppe, la WWN lasciò un buco di 84 incredibili secondi. Lo schermo era nero come una tomba. Uno studio sulla probabile direzione intrapresa dall'umanità. In aggiunta a quelle evidenti emozioni, c'era il problema concreto di Tim Fessler, che sembrava del tutto smarrito, e di Lee Sutton, che cominciava appena a riprendere coscienza. «Si rimetteranno la svelta», pensò Baseman. «Dovevano». Richiamò in servizio la mano sanguinante, le braccia indolenzite e la schiena che pulsava, allontanando lo schedario dalla porta, e uscì in mezzo alla folla di professionisti in preda al panico, immobili e silenziosi, radunati dall'altra parte. Si fece strada a spallate, nello studio buio, tenendoli a distanza con la cravatta insanguinata che gli fasciava la mano. Aveva l'impressione che il pavimento oscillasse sotto i suoi piedi, come per un terremoto silenzioso, inclinandosi in avanti perché le gambe doloranti potessero muoversi più veloci. Superò il set. Chuck era al centro dei riflettori. Aveva fame. Il suo stomaco gorgogliava. La sua cravatta fradicia aveva rallentato il sangue che sgorgava dalla ferita fra le nocche, ma bloccando l'emorragia, aveva messo sotto pressione le altre vene. Baseman aveva cominciato a lottare e adesso non desiderava altro che la lotta. Era l'occasione per vendicarsi di Sherry, di Jansky e di tutto. La sentì arrivare, l'impaziente battere dei suoi tacchi. Rochelle Glass stava marciando verso Baseman dai camerini del trucco, abbottonandosi un vestito color perla e oscillando sulle scarpe tacco 10 con i lacci delle caviglie slacciati. La mancanza di lacca sui capelli o di trucco teatrale sugli occhi era la prova che era uscita di fretta. I suoi occhi erano due missili laser, puntati su Chuck Corso. Baseman affrettò il passo. Glass arrivava senza entourage, niente produttori, niente assistenti. Loro due avrebbero potuto benissimo trovarsi ancora in quell'ascensore, soli. Glass lo notò solo quando le bloccò la strada. Si fermò di colpo, appena prima di finirgli addosso. «Baseman, mando via il tuo uomo da quello studio a calci se non...» Con la mano destra, Baseman aprì la porta sulla sua destra, che spesso passava inosservata, e con la sinistra ferita, afferrò Glass per un braccio e la spinse nella tromba delle scale. Ganci succosi. Dalla porta alla parete opposta c'erano 3 metri e solo 1,5 metri di pianerottolo prima delle scale. Tutto bianco, pavimenti, scale, soffitto, porta, ma di un bianco sporco, perché anche nei monoliti del XXI secolo come la Cable Corp Tower le scale erano evitate da tutti, tranne i fumatori più compulsivi e i maniaci dell'esercizio fisico. E anni di passaggi di scarpe, ceneri di sigaretta, scarafaggi schiacciati e polvere erano penetrati nel bianco come ombre distorte. Tutti i pianerottoli erano uguali, senza finestre, ma con una fila di neon rosa scuro che ronzavano come api ubriache e diffondevano una luce tetra da macello. La porta si richiuse alle sue spalle e la pelle di Baseman si tese per il freddo del cemento. Si fermò ai piedi delle scale e spinse in avanti Glass. Lei fece qualche passo sui tacchi alti non allacciati e si appoggiò alla parete. Si teneva il braccio dove lui l'aveva afferrata e lo guardava stupefatta. «Sai dove finisci per un gesto del genere sul posto di lavoro, Baseman?» «Pensi che me ne freghi qualcosa? Oggi?» «Ovviamente no. Non ti denuncerò e tu lo sai.» Si tolse la polvere battendosi sulla manica. «Si dà il caso che in modi diretti mi sembrino tonificanti.» Alzò un dito. «Ma ti avverto, se hai trattato in questo modo delle donne più giovani, ti resta poco da vivere, ragazzo mio. Onestamente, mi aspettavo di più da te, Baseman. Sei anche tu uno svantaggiato. Immagino che l'uccello rovini tutto. Siete fottuti voi uomini.» «Siamo tutti fottuti.» Glass incrociò le braccia sul petto e lo guardò fisso. «Quella conferenza stampa, sei stato tu, vero?» «Sì.»
Perdi un confronto con Unitas e reagisci in questo modo? Sei un bambino, un poppante! Glass scosse il pugno, un gesto prediletto dagli indicanti. Sai che lavoro ho dovuto fare per guadagnarmi la fiducia del presidente? Per avere l'accesso privilegiato che ho e che è solo mio? Ovviamente no, perché tu vivi negli anni 60. Un paese immaginario di diritti civili, dove pensi di doverti opporre al sistema. Ho una notizia da darti, Baseman. Il sistema sei tu. Tu hai creato questo sistema quando io ancora giocavo con le bambole. Le pareti di cemento delle scale amplificavano la sua voce, la cui dizione televisiva giungeva a Baseman come se 10 Rochelle Glass parlassero contemporaneamente. Cloni creati per rendere il resto della sua vita una tortura. Sotto i suoi ragli altri piccoli suoni beneficiavano dell'amplificazione delle scale. Ronzii, fischi, cinguettii. I loro cellulari protestavano come bambini ignorati. Ma Baseman aveva capito che a parole Glass vinceva sempre. L'unica cosa che sentiva, in ogni caso, era il sangue che gli pulsava nelle orecchie, accelerato dalla ferita alla mano. Gli aveva fatto bene dare quel pugno a Lee. Si era sentito meravigliosamente quando aveva morso Sherry. Appena Rochelle Glass si mosse verso la porta, quelle sensazioni lo ispirarono. «Ciao, Quaim! Sono Rochelle Glass!» stava dicendo al cellulare. «Temo di avere bisogno di assistenza. Sono con Nathan Baseman nel...» La persona che la colpì non era il produttore esecutivo Nathan Baseman, ma un uomo che era tornato a seguire il suo istinto. Evitò il cellulare, l'istinto non si curava della tecnologia, e colpì Glass sulla guancia destra. Il cellulare la precedette sulla rampa, sbattendo contro le pareti e sul pavimento, come una pallina da hockey. Un attimo dopo anche Glass cadde, rotolando senza grazia sui gradini come un sacco di biancheria sporca. Quei 3 secondi rappresentavano la fine della sua carriera. Baseman lo sapeva, ma al diavolo, stava finendo per tutti. L'aveva capito fin da quando aveva visto il video di Quincy. La inseguì scendendo le scale come quando aveva 20 anni, 3 gradini per volta. Colpì Glass appena lei arrivò sul pianerottolo inferiore, piombandole sulla schiena con tutto il proprio peso. Sbatterono contro la parete. Uno dei tacchi di Glass volò via e le sue ginocchia cedettero. Lui sbatté una tempia sul cemento. Giacquero aggrovigliati sul pavimento freddo. Un incubo al di là dei peggiori timori dell'ufficio del personale. Baseman aveva in bocca i capelli di Glass. Sentiva un sapore amaro. Pur in mancanza di appoggi, Glass gli piantò un gomito nelle costole. Le braccia di Baseman si strinsero intorno al corpo sussultante di Glass, tentando di scivolare sotto di lei dove sapeva che era imprigionato il cellulare della donna. La sua mano, come un animale che si intrufola, superò braccia, seni e pancia prima di trovarlo. Ma anche Glass stringeva il cellulare con una mano e lottarono come sacerdoti aztechi che si contendevano le energie di un cuore umano appena estratto. «Quaim! Le scale! Aiuto!» Baseman le strinse il polso più forte che poteva, sperando di costringerla a mollare il telefono. L'altra mano di Glass si liberò e gli afferrò il polso sinistro. La ferita tra le nocche si aprì, la pelle si lacerò come pane, il sangue caldo scorse. La cravatta fradicia era inutile, un simbolo di professionalità che pendeva come un pezzo di intestino. Il dolore fu terribile. Baseman urlò. La sua bocca, accanto all'orecchio di Glass, fece quello che i suoi muscoli non erano riusciti a fare. Lei sussultò e allentò la presa. Baseman portò il telefono fuori tiro e lo guardò. Un pezzo di plastica di un rosa allegro sorretto da una mano che colava sangue. Gettò il cellulare giù dall'ultima rampa di scala e fu ricompensato dal rumore del dispositivo che andava in pezzi. Glass approfittò del suo attimo di distrazione. Si rimise a faccia in su e pedalò furiosamente con le gambe, fino a trovarsi con la schiena nell'angolo, e poi si coprì la faccia per difendersi. Baseman la guardò ansimare e si accorse che anche a lui mancava il fiato. Aveva l'impressione che i muscoli sotto la pelle fossero in fiamme. Il cuore gli batteva a una velocità tale da sembrare in preda a un'aritmia. Che gli stesse venendo un infarto. Glass mosse le mani per attirare la sua attenzione. «Basta! Ti prego! Baseman!» Lui si sentì oscillare su di lei come un cobra. La perdita di sangue doveva avergli tolto quel poco di buonsenso che aveva.
Si chiese se risse del genere stessero accadendo in tutto il mondo, con migliaia di feriti, mentre la capacità di giudizio se ne andava insieme al sangue. Si premette la mano ferita sul petto e tentò di mettere a fuoco Glass attraverso le lacrime di dolore che lo accecavano. Non vuoi che vada in onda? Va bene, d'accordo, ma non posso restare qui, e neanche tu. Alla fine dovremo alzarci da persone adulte e tornare nello studio, giusto? Baseman si sentiva la lingua troppo gonfia per parlare. Era un bene. Le parole potevano rivoltarglisi contro. Glass rise, troppo forte, un chiaro tentativo di portare un pazzo dalla sua parte. Solo che Nathan Baseman non era un pazzo, era un difensore del popolo, della stampa libera. Ok, possiamo restare qui seduti ancora un po', disse Glass accondiscendente. Riprendi fiato. Sai, Baseman, mi ricordo la prima volta che abbiamo litigato. Io ero nuova qui, e ingenua, e ho detto che l'11 settembre era la cosa migliore che fosse mai successa per il giornalismo. Tu non eri d'accordo, e abbiamo litigato alla grande davanti a tutti. Ti ricordi, vero? Gli occhi di Baseman si stavano asciugando, e aveva riacquistato la vista. Glass sorrideva con un labbro rotto. I suoi denti rifatti erano scuri di sangue. Lunghi graffi rosa le segnavano il collo e i polsi. I capelli e il trucco erano un disastro. Il suo stato ricordò a Baseman Sherry, quando si svegliava al mattino. Siamo tutti uguali al risveglio, vulnerabili, disfatti, ancora immersi nei sogni. Io continuavo a parlare di notizie, di grafici e del fatto che gli attacchi, avevano contribuito a chiarire le cose, capisci? Non dovevamo più preoccuparci delle sfumature. Non ero faziosa, ero patriottica. È incredibile la facilità con cui capisci i tuoi errori quando ti hanno spinto giù dalle scale. Ti sta lavando il cervello, si disse Baseman, come ha fatto con milioni di telespettatori. Io vedo le persone come aggregati di numeri. È un mio limite. Me l'hai fatto capire tu, Baseman. Tu hai detto che ognuno di quei numeri aveva una mamma e un papà. E io ci penso spesso. Davvero. Non ho mai dimenticato quando Unitas ha detto che la WWN creiamo contenuti. E tu sei andato fuori di testa. Cosa hai detto mentre tutti gli altri sbadigliavano? Te ne ricordi? Le lacrime le rigavano di nuovo le guance. Ma per l'emozione questa volta. Forse il sangue si era esaurito e le lacrime erano l'unico liquido a disposizione. Le notizie? La sua voce si irruppe ed esitò. Le notizie sono? Le notizie sono fatte per essere analizzate. I contenuti? Glass annuì per farlo proseguire. Baseman si schiarì la gola. I contenuti? Sono roba confezionata. Glass si mise in una posizione più comoda. Da allora mi hai chiesto 50 volte cosa scegliamo di coprire. Nella mia testa mi sono sempre detta che copriamo quello che ci procura spettatori. E quello che ci procura spettatori sono i ganci. Ganci succosi. Morte e sesso. La roba che ti mette in moto l'amigdala. Ma quello che dici tu è che se parliamo di Ben Hines non parliamo di un ragazzo nero ucciso nei quartieri popolari. Il che vuol dire che nessun altro ne parla. Vuol dire che la vita in quei quartieri non migliora. Vuol dire che quando succede una cosa come quella di oggi, quei quartieri sono i primi a finire fuori controllo. Da allora mi hai chiesto 50 volte cosa scegliamo di coprire. Nella mia testa mi sono sempre detta che copriamo quello che ci procura spettatori. E quello che ci procura spettatori sono i ganci. Ganci succosi, morte e sesso. La roba che ti mette in moto l'amigdala. Ma quello che dici tu è che se parliamo di Ben Hines, non parliamo di un ragazzo nero ucciso nei quartieri popolari. Il che vuol dire che nessun altro ne parla. Vuol dire che la vita in quei quartieri non migliora. Vuol dire che quando succede una cosa come quella di oggi, quei quartieri sono i primi a finire fuori controllo. Qualunque cosa stia succedendo è colpa nostra.
E quei ganci? Glass sorrise. Potrebbero essere ganci da macellaio, giusto? Con appesi grossi pezzi di carne sanguinolenta. Glass posò delicatamente una mano su una delle sue scarpe, color perla come il vestito, il laccio della caviglia rotto, il tacco appuntito come un cono gelato, probabilmente costate più di $1,000. Glass accarezzò la scarpa come se fosse il simbolo di tutti gli errori che aveva commesso. Vorrei accettare l'offerta che mi hai fatto in ascensore. Lavoriamo insieme. Sosteniamo Chuck. Qui non si tratta di Auditel. Qui non si tratta di noi. Baseman sentì una parte di sé che tremava, come se tutti i muscoli stessero piangendo. Se Rochelle Glass poteva essere convinta, chi poteva dire che il resto del mondo era irrecuperabile? Stava cominciando a sorridere quando il tacco della scarpa lo colpì sulla guancia. Il suo cranio sbatté contro la ringhiera. Glass estrasse 10 centimetri di tacco e i molari di Baseman sentirono l'aria fredda delle scale che passava dal buco sfrangiato che aveva in faccia. La bocca gli si riempì di sangue che gli colò nel naso e nella gola. Lo sputò addosso a Glass con uno schizzo che sembrava non finire più. Il tacco lo colpì sulla fronte, con forza tale da fargli sbattere la testa a terra. Baseman socchiuse le palpebre sotto il neon rosa scuro. Si udì gemere. Sentì il sangue caldo che gli sgorgava dalla faccia. «Stronzo!» Il tono conciliante era scomparso dalla voce di Glass. Te la prendi con una donna più grossa la metà di te e ti credi ancora quello buono? Miserabile pezzo di merda! Sei finito! Sei morto! Presuntuoso maschilista, pallone gonfiato, scimmione! Se solo non avesse usato quella parola. Aveva un buco nella guancia, un buco nella mano, chissà quali altri buchi ancora da scoprire, ma scimmione! Fu una scarica elettrica. Gli ricordò come veniva chiamato ai tempi di Chicago. Gorilla, babuino, scimpanzé. La sua mano destra, quella sana, trovò una delle caviglie di Glass e tirò. Glass cadde. L'ulna, la clavicola, il bacino e la rotula risuonarono sui gradini come uno xilofono. Baseman tossì sangue, poi inspirò. Certo, forse era il cattivo della situazione, ma Unitas aveva detto bene. Baseman versus Glass uguale cattivo versus più cattivo. Lo sapeva, e lo sapeva anche lei, che lanciò un ululato da sirena, in preda al panico. E perché non avrebbe dovuto esserlo? Lui era quasi tornato dai morti. Glass era distesa sulle scale, scalciava, ma i piedi senza scarpe provocavano solo un dolore piatto, diffuso. Baseman risalì le sue gambe come se fossero le scale stesse. L'espressione della donna era contratta in un ringhio da Rottweiler, i denti scoperti fino alle gengive, la faccia rossa e sudata. Aveva perso il controllo, svelando tutta la sua malevolenza. Di tutti i suoi discorsi appassionati e demagogici, restava solo un ringhio che sgorgava dalla bocca piena di bava. Baseman sentì un'assurda ondata di gioia. L'espressione sul volto di Glass era talmente inusuale che ci mise qualche tempo a identificarla. Rochelle Glass aveva paura e lui ne fu felice. In un modo o nell'altro, Baseman e Glass, la sinistra e la destra, si erano sempre divorati a vicenda. Le bloccò le gambe, le scostò le braccia e le piantò i denti nella gola. La rapidità con cui la bocca gli si riempì di pelle fu sorprendente. Il sangue rovente che seguì dovette filtrare attraverso i lembi di carne perché ne sentisse il sapore. Era lui il Rottweiler adesso. Scosse la testa finché i muscoli cedettero, poi sputò e il sangue nero schizzò dappertutto mentre Glass sussultava. I sussulti divennero gorgogli e la donna si afflosciò. Con le dita che stringevano frenetiche la gola aperta, come se volesse non fermare il sangue, ma accarezzarlo. Capire com'erano la morte e la nascita, l'andare e il venire, l'incontro all'incrocio, il sentiero misterioso che tutti dovevano presto seguire. Spettri. A Chuck prudeva la faccia. Aveva cominciato quando la luce rossa della telecamera 2 si era messa a lampeggiare.
Come il sole che supera la cresta di una montagna, il suo schermo si era illuminato con l'immagine di lui in onda. E in quei primi istanti, mentre resisteva al desiderio di grattarsi, aveva percepito che nella luce del sotterraneo stava succedendo qualcosa di strano. Il panico che aveva avvelenato la conferenza stampa alla Casa Bianca si era diffusa nella WWN come uno starnuto tossico. Sentiva litigi sommessi, vide qualcuno spingere un collega, che rispose con un pugno. Metà dei membri della troupe avevano lasciato le loro posizioni, si vedevano le loro ombre precipitarsi verso l'ascensore. Uno degli assenti era il primo operatore della telecamera, che era inclinata verso le luci, come soprapensiero. Qualsiasi conduttore era abituato a ignorare i pruriti. Jack respirò a fondo per ritrovare l'equilibrio. Era stato lui a chiedere il canale 8. Adesso doveva gestire le conseguenze. Ne era capace? Il ricordo della brutta figura di quella mattina era ancora fresco. Se la sarebbe cavata alla meno peggio, e visto e considerato che dopo il canale 8 l'avrebbero licenziato, forse sarebbe stata l'ultima volta. Fece una smorfia con il naso che gli prodeva e si toccò l'auricolare. Lì! Non si aspettava una risposta. Gli venne da ridere. Avrebbero dovuto togliere la scritta in sovraimpressione dal nostro inviato, se non avessero avuti più inviati. Jack! Disse Lì, ma il suo nome suonò come l'esplosione di una bolla d'aria, seguita da una serie di colpi di tosse. Che Lì fosse ferito? Baseman aveva commesso qualche atto violento? Sembrava possibile, il produttore aveva l'aria di un mezzo matto. Altri colpi di tosse, più profondi, ma più forti. Lo sfrigolio della saliva, o di qualcosa di più denso, che colpiva il microfono di Lì. Stiamo preparando la registrazione della conferenza stampa, per mandarla a tutte le stazioni possibili. Baseman aveva ragione. Al diavolo la concorrenza. Siamo tutti sulla stessa barca. Sputò, e qualcosa di duro, un dente, sbatté contro il microfono. Ci vorrà qualche minuto. Dovresti dire qualcosa, faccia. Qualsiasi cosa. È la tua occasione. Vai, te la sei meritata. Era una proposta assurda. Chuck non voleva dire niente, voleva soltanto unirsi all'ondata di fuggiaschi e togliersi di mezzo. Ma gli si era conficcata nel cervello l'ultima cosa detta a Baseman, quella piccola triste supplica: la mia carriera. Quale carriera? La loro professione era ormai finita. Il silenzio ovattato del set in attesa che il conduttore incominciasse aveva sempre ricordato a Chuck il ticchettio di una bomba. Non era possibile controllare cosa avrebbe detto un essere umano. Il suo auricolare era muto, il gobbo vuoto. Nessuna stagista gli porgeva pagine di appunti uscite calde calde dalla stampante. Nessun baseman lo imbeccava. Era solo. Chuck si avvicinò al laptop e sistemò lo schermo. Chuck Sachs 69 era sempre lì, con le sue opinioni su quello che Chuck avrebbe dovuto dire. Prima che il suo dito riportasse in vita il computer, Chuck colse l'immagine del proprio volto sullo schermo nero. Pelle d'inchiostro, occhi di carbone, era il volto di un cadavere putrefatto all'interno della sua bara. Uno sguardo sul proprio futuro, o peggio, uno sguardo su quello che era già adesso. Un manichino con gli occhi morti, le membra flaccide, che diceva parole di altri per trasmettere messaggi di altri. La sua faccia d'inchiostro poteva essere di noce ben levigato, e lui un Pinocchio. Qui aveva finalmente la possibilità di diventare un ragazzino vero, qualcosa di più che i trapianti di capelli e il lifting. Sotto le liti dello studio sentì il grido di delusione di Chuck Sachs 69, strangolato fra gli ululati dei demoni minori del forum, che si divoravano vivi l'un l'altro. Dio, come gli prudeva la faccia, ma le sue mani avevano altro da fare. Chuck aprì una nuova finestra, tentando di dimenticare che gli tremavano le dita, e cliccò per avviare una nuova ricerca. La diretta, gente. Milioni di americani lo guardarono scrivere, premere invio, aspettare i risultati. Lo guardarono cliccare, lo guardarono leggere.
Il silenzio era una balena morta che si gonfiava in vista di un'esplosione sotto le luci soffocanti. Jack portò in primo piano la calcolatrice del portatile, rilesse il passaggio operativo, si schiarì la voce e guardò la telecamera 2. Muoiono 2 persone al secondo. Mai c'era voluto più coraggio per aprire la bocca, neanche davanti ai dentisti estetici e ai loro ronzanti armamentari di trapani, scalpelli e uncini. Vuol dire 120 morti al minuto, 7200 all'ora, 172.800 morti al giorno, 63.072.000 ogni anno, in periodi normali. Normali. Le luci che gli impedivano la vista del personale in fuga erano più intense? Oppure gli ultimi rimasti erano fermi al loro posto, bloccati da quanto la faccia aveva appena detto? Gli parve di vedere attraverso l'oscurità decine di occhi luccicanti di lacrime che lo guardavano. Lo guardavano con timore, ma anche con speranza, come nessuno l'aveva più guardato dopo l'11 settembre 2001. Chuck seppe, come aveva saputo allora, che le false rassicurazioni non servivano a niente. Doveva fare quello che alla fine Chuck Sachs 69 non era riuscito a fare: dire la verità. Il problema è che la maggior parte di quei 120 morti al minuto stanno provocando altri morti, per cui i numeri che cito sono impertinenti e inefficienti. Lottarono per uscirgli di bocca, ma la parola giusta trovò il modo di farsi strada. Insufficienti. Se i morti uccidono delle persone, il numero di morti è destinato a salire. Espressamente, espansivamente, estemporaneamente, esponenzialmente. Non c'erano più dubbi. Tutti nello studio lo stavano guardando adesso, compresi quelli che si affacciavano dagli uffici. Se l'incallito staff della WWN pendeva dalle sue labbra, figuriamoci il pubblico. Chuck fece un profondo respiro e appoggiò le mani sulla scrivania fredda e sgombra di fogli. Aspettò che il polso accelerasse e la vista gli si confondesse. Non accadde nessuna delle due cose. Stava parlando col cuore per la prima volta in vita sua, una cosa che non aveva mai fatto, neanche nell'intimità con Arianna, Liubica, Natalia e Gemma. Era esilarante, benché assomigliasse a morire dissanguato in una vasca da bagno bollente. Nessun dolore, solo un senso di vertigine e niente tempo da perdere. Signore e signori, il mio mestiere è tenervi incollati allo schermo. Il mestiere di tutti noi è tenervi incollati allo schermo, il che significa che non sto seguendo la prima regola di Kovac Rosenstiel. Mi spiego. A scuola leggevamo un libro intitolato Manuale di giornalismo di Kovac e Rosenstiel. Kovac e Rosenstiel avevano elaborato una serie di principi su quello che voi spettatori a casa vi aspettate da noi giornalisti. Dovevamo impararli a memoria. Li condivido con voi. Credo che sia importante accordarci su questo prima che succeda quello che deve succedere. Avrebbe potuto dirlo meglio, ma per una volta riuscì a scacciare l'autocritica come si scaccia una mosca. Non si era mai sentito peggio in vita sua, oh, quel prurito, ma nello stesso tempo non si era mai sentito più forte. Era come se stesse galleggiando e solo i cavi del microfono che aveva sul bavero lo tenessero legato alla scrivania. Il primo dovere di un giornalista è la verità. Per questo vi ho mostrato quella riunione a Washington. Per questo, finché starò seduto qui, non vi addolcirò niente. Chuck aspettò che Lee gli dicesse di farla finita con quelle stronzate. Ma Lee aveva subito una trasformazione simile a quella di Chuck. Oppure se l'era filata. Nel caso, Chuck non aveva intenzione di fargli causa. Un dardo di verità l'aveva trapassato e finché non l'avessero trascinato via dallo studio, la sua vena avrebbe continuato a sgorgare. Kovac e Rosenstiel dicevano che il primo dovere dei giornalisti è la correttezza nei confronti dei cittadini. Noi siamo stati inadeguati in questo. Io sono stato inadeguato. Guardate dove sono cominciate le aggressioni. Quartieri popolari, centri di assistenza. Pensate che siamo stati corretti nei loro confronti? Quando parliamo di una donna bianca carina e scomparsa, sappiamo tutto di lei, che vestiti indossava, che musica le piaceva, ne parliamo per mesi.
Se muore qualcuno in un quartiere popolare, i dettagli non contano, i nomi non contano. Della notizia ci si occupa un giorno, massimo due. Abbiamo elaborato dei codici per giustificarci. Diciamo Groove Park, per non dire neri. Correttezza nei confronti dei cittadini? No, noi rispondiamo ai soldi. E se la nostra disattenzione è una delle ragioni per cui questa storia è iniziata dove è iniziata e per cui nessuno riesce a fermarla, forse è una punizione. Forse era destino. Scricchiolì nell'auricolare. Lì redivivo. Oppure il primo segno che la struttura della stazione cedeva sotto la crisi sistematica del mondo esterno. Chuck preferiva non saperlo. Si tirò via l'auricolare, fu come tagliarsi il cordone ombelicale. La cosa che ricordo meglio di Kovac e Rosenstiel è che i giornalisti devono ascoltare la propria coscienza. È quello che sto facendo. Ma non si tratta di me. Non si tratta di rimediare agli errori che ho commesso in passato. Fece una risata e fu sorpreso che gli occhi gli si riempissero di lacrime. Com'è stato possibile che lo pensassi? Me ne vergogno! Me ne vergogno! Dal fondo dello studio giunse il lampo di una piccola esplosione nucleare. Una porta si aprì su quelle che Chuck credeva fossero le scale. Nella luce violetta avanzava una forma in cui Chuck riconobbe Nathan Baseman. La felicità gli riscaldò il cuore. Se quella era la sua ultima trasmissione, sarebbe stata la seconda importante e per questo doveva ringraziare Baseman. Chuck riprese la migliore improvvisazione della sua carriera, se non altro per dimostrare a Baseman che non aveva riposto la sua fiducia nell'uomo sbagliato. Non dovrei avere bisogno di Kovac e Rosenstiel. Perché dovremmo avere bisogno di un libro per capire che siamo responsabili gli uni verso gli altri? Ho la sensazione che abbiamo camminato come sonnambuli in un mondo di sogno. Che ci siamo detti da soli che andava bene per tutti. Magari è troppo tardi, ma almeno ci stiamo svegliando. Baseman si avvicinava, risalendo la corrente dei fuggiaschi. Chuck non vedeva l'ora di metterlo meglio a fuoco. Baseman gli avrebbe fatto un sorriso compiaciuto, lo sapeva. Lo stesso sogghigno orgoglioso e trattenuto che Chuck riceveva dalla sua nonna italiana. Da quanto tempo non pensava la vecchia? Sorrise, e non il sorriso di un quarto di pollice che i consulenti immagine della WWN l'avevano costretto a imparare, ma un sorriso abbastanza largo perché si sentisse scaldare le capsule di ceramica dei riflettori. «Sto sorridendo!» Lo so che è strano, ma la portavoce Schellenberger ha detto che i morti stanno mangiando i vivi. E questo mi ha ricordato una cosa che la mia nonna ripeteva spesso. Era una donna superstiziosa, si segnava sempre passando davanti ai cimiteri. Era sicura che lì succedessero cose brutte. Di nuovo il calore sui denti, miracoloso in mezzo a tanta paura. La nonna usava la parola spettri. Non passare vicino ai cimiteri, Chucky. Lì ci sono gli spettri che ti prendono. Beh, immagino che avesse ragione. C'erano davvero degli spettri là dentro e sono venuti fuori. Ci furono altri movimenti ai margini della sua visuale. La gente aveva ripreso ad andarsene. Chuck pensò che fosse la prova che stava facendo bene il suo lavoro. Chi non sentiva un profondo bisogno di stare lì, doveva andarsene. Zoe Shillace. Non c'è più motivo per far colpo sul tuo capo. Vattene, cerca di vivere per il tempo che ti resta. Baseman aveva quasi raggiunto la telecamera 2, ancora avvolta nell'oscurità. L'inclinazione dolorosa delle sue spalle si stagliò sullo sfondo luminoso delle scale quando la porta si riaprì, rivelando una seconda silhouette, in cui Chuck riconobbe Rochelle Glass, la quale prese immediatamente a muoversi verso di lui. Nessuna sorpresa. Baseman gli aveva detto che Glass voleva andare in onda. Un clic lontano. Lì, di ritorno dai morti. Faccia! Faccia! Chuck raccolse l'auricolare e se lo rimise. Abbiamo Octavia al telefono. Ci credi? Sta bene, Faccia. Vuoi parlarle? Ha degli aggiornamenti incredibili. Chuck si sentì invadere da un fresco sollievo. Octavia Gloucester. La loro inviata esperta era viva e lottava. Era un inizio. Sorrise.
Signore e signori, abbiamo buone notizie, grandi notizie, proprio quando ne abbiamo bisogno. Stiamo per trasmettere in diretta... Beh, lascio che si presenti da sola colei che ci dirà qualcosa sugli spettri. Credo che sarete felici quanto me di sentirla. Pronto, ci sei? Rifiutando le seduzioni di internet, Chuck allontanò il portatile. Le luci dello studio si rifletterono sul guscio metallico e colpirono la faccia di Nathan Baseman. Le sue labbra erano oscurate da due baffoni di sangue che sembrava colare da un buco che aveva nella guancia. Baseman si tamponava la ferita con una mano che appariva ugualmente mal ridotta. Sulla fronte aveva una prugna gonfia e violacea. Sembrava un cadavere, ma non uno spettro. Baseman annuì verso Chuck, sputando una bava sanguinolenta. «Octavia, ci sei?» Rochelle Glass entrò nell'inquadratura, mettendosi davanti alla telecamera 2. Il suo piede urtò nello scalino e la donna esitò prima di salire. Aveva le braccia alzate e le dita che afferravano la cieca. Quelle stranezze si potevano scusare, ma non c'era modo di giustificare la testa bassa. Glass poteva avere dei difetti, ma teneva sempre il mento altissimo per non sentire la puzza degli esseri umani più deboli. A poco la testa si alzò, svelando la gola. Un buco, la pelle lacerata, i muscoli rossi che pendevano, la trachea squarciata, i nervi della faringe leggeri come il fiato di un bambino. L'ingresso di Glass gettò Chuck nell'ombra. Guardò i suoi occhi bianchi come il latte, la bava mista a sangue che colava in fili decorativi. Uno schizzo di saliva atterrò sul suo computer e sfrigolò. «Ciao!» Per un attimo Chuck pensò che la voce venisse da Glass, ma poi riconobbe Octavia. La sua voce nell'auricolare era una mano tesa da un luogo più stabile. Chuck non poteva raggiungerla. Arretrò dalla scrivania anche se il microfono lo teneva agganciato, prigioniero. Baseman scattò verso Glass con la bava sanguinolenta che gli colava dalla faccia, ma mancò il gradino e cadde, scomparendo alla vista. Glass strisciò sulla scrivania da conduttore che aveva tanto amato, mostrando al mondo il di dietro strappato della gonna, e gemette, famelica, spruzzando saliva color mora. Le unghie aguzze delle sue mani protese sfiorarono la guancia di Chuck e grattarono il prurito che si annidava nella sua carne. Doveva lasciarle il lavoro più difficile, pensò lui disperatamente, che gli facesse il primo taglio con le unghie. Dopodiché avrebbe potuto togliersi la faccia e vedere esattamente cosa si era sempre nascosto sotto la pelle. «Ci sei, Chuck? Oh, sono andati via tutti?» Glass si allungò in grembo a Chuck. Il suo vestito color perla si strappò sulla schiena. Le unghie rotte annodarono i bei capelli artificialmente lisci di Chuck. Lui arretrò, irrigidendo il collo, ma continuò a parlare, perché quella era la sua trasmissione. La sua trasmissione. L'afferrò per il collo ferito e la respinse. «Signore e signori, restate con noi per una volta nella mia carriera! Non so come andrà a finire questa storia! Sono...» aggiunse senza sforzo e senza pensarci due volte. «Del tutto perplesso!»